Benvenuti all'incontro di oggi con Davide Grasso. Davide è appena tornato dal Rojava, dove ha combattuto nelle unità di protezione popolare, le YPG, nelle forze siriane democratiche contro l'ISIS, nella battaglia di Membiç che si è svolta fra maggio e ottobre di quest'anno. Il suo lavoro, diciamo, non termina qui, nel senso che è da anni che si occupa di fare corrispondenze per InfoOut e per Radio Onda d'Urto. Si è recato più volte in Siria, in Iraq, in Palestina e anche in Turchia. Le sue interviste e i suoi articoli sono stati realizzati vedendo direttamente cosa accade in questi confini fra guerra e rivoluzione. Il 3 settembre di quest'anno è girato un video realizzato da lui e dalla sua unità combattente, dove denuncia le responsabilità dell'Europa e dell'Italia rispetto alla questione siriana. Questo incontro vuole essere appunto un momento in cui si rompe la censura, la disinformazione, anzi la cattiva informazione che i media occidentali fanno passare nel nostro paese, e quindi è un'occasione in cui approfittare per chiedere, per fare le proprie domande, per risolvere in parte i propri dubbi. Volevo dire solo una cosa: questo incontro non vuole essere una conferenza stampa, vuole essere appunto un dibattito, quindi chiedo ai giornalisti di non snaturare questo incontro e di aspettare l'intervento di Davide, che sicuramente avrà tante cose da dirci, e anche gli interventi degli studenti e di tutte le persone che oggi sono qui. Dico solo due cose: noi che abbiamo organizzato questo incontro siamo il collettivo universitario autonomo, un collettivo che è, diciamo, studentesco, che si muove nell'università con un metodo e una progettualità antagonista, e ci tenevo a dire che Davide è, come me, come tante altre persone, è stato uno studente di Palazzo Nuovo e anche un membro del collettivo universitario autonomo. Ora gli lascio la parola, volevo essere breve appunto perché Davide sicuramente avrà tante cose da dirci e niente, buon ascolto. Volevo prima ancora di iniziare chiedervi se vogliamo osservare un minuto di silenzio tutti assieme per tutti i combattenti e le combattenti delle unità di protezione popolare, delle unità di protezione delle donne, delle forze siriane democratiche che sono caduti e cadute in questi anni di guerra, e per tutte le vittime civili che hanno pagato questi 5 anni di guerra in Siria. Poi volevo fare una premessa, anzi due, al mio intervento. La prima, la seconda parte del reportage di InfoOut e Radio Onda d'Urto, che è stato realizzato in quest'ultimo anno in Medio Oriente, che questa seconda parte che ho fatto con una studentessa di questa università, Stefania, che è anche qui questa sera, è iniziato in Palestina. Questa parte di viaggio in Palestina ha significato molto per tutti e due noi, per me in particolare, avendo
seguito da sempre la causa palestinese con molta attenzione, ma non avendo mai potuto in realtà comprendere qual è la realtà dei territori occupati dal momento che mi sono reso conto, come mi avevano detto tanti palestinesi che avevo incontrato nella mia vita precedente, che se non si vede Gerusalemme, se non si vedono i territori occupati, è impossibile in realtà comprendere quello che ci ha detto un ragazzo, Hamza, in un campo profughi palestinese di Betlemme. Ci ha detto: noi continuiamo a resistere in questa situazione perché siamo la prima linea di tutta l'umanità contro l'ingiustizia, siamo consapevoli che nel ribellarci contro l'ingiustizia che vive questo territorio, noi ci battiamo in realtà per gli oppressi di tutto il mondo. Io allora pensai: il problema è che il resto del mondo non è oggi consapevole di questo fatto, neanche minimamente. Quindi volevo dire che se oggi parlerò della Siria e del Kurdistan non è sicuramente perché la questione palestinese sia meno importante, ma soltanto perché sarebbe impossibile dedicare un solo intervento a due lotte e due situazioni così rilevanti. Quindi do fin d'ora la mia disponibilità alle studentesse e agli studenti palestinesi dell'Università di Torino per qualsiasi genere di iniziativa che ritengono utile in favore della causa palestinese. Ringrazio tra l'altro en passant anche il collettivo universitario autonomo per avermi invitato quest'oggi. E seconda premessa che volevo fare, ho visto 2 o 3 giorni fa su internet condivisa una foto che ritrae alcuni combattenti internazionali delle YPG sul fronte siriano, con un grosso cartello su cui c'è scritto "Hasta siempre comandante", in saluto a Fidel Castro, che è mancato pochi giorni fa. Uno di questi combattenti internazionali è italiano, Karim Franceschi, che magari alcuni di voi conoscono per aver anche scritto un libro sulla sua esperienza in Rojava. Quindi ne deduco che Karim si trova di nuovo sul fronte in Siria, quindi penso anche a lui debba andare un pensiero in questa occasione. Per quanto riguarda invece il mio intervento, non sarà facile assolutamente sintetizzare o neanche una minima parte di quello che riterrei fondamentale condividere con voi, che cercherò di condividere a partire da oggi, ma in tutte le occasioni che lo renderanno possibile, come del resto chiedono le combattenti e tutti i rivoluzionari anche della società civile che si muovono nel Kurdistan e in Siria, appunto il fatto di riuscire a rompere la coltre di disinformazione e censura che c'è su quello che sta avvenendo in Medio Oriente. Naturalmente un compito talmente complesso e talmente alto che dubito di esserne all'altezza, quindi vi prego di scusare se magari nel mio intervento ci saranno delle mancanze o delle difficoltà. Inizio, ho messo questa cartina dietro di me, che raffigura non soltanto la Siria ma anche l'Iraq, o meglio una volta erano la Siria e l'Iraq, che oggi sono territori, come vedete, ampiamente disputati da 2 sanguinosissime guerre civili, perché in realtà volevo approcciare la questione siriana del Rojava a partire da Mosul, che è una città che non si trova in Siria e che ha una composizione di abitanti anche molto diversificata al suo interno. Penso tutti abbiate visto quanto clamore mediatico c'è stato in quest'ultimo mese e mezzo sulla operazione per la liberazione di Mosul, e io in questo mese tra l'altro non ho potuto fare aggiornamenti audio, scrivere, perché mi trovavo in viaggio. Quindi approfitto di questa occasione per farvi il primo annuncio: non c'è nessuna liberazione di Mosul, non è in corso alcuna liberazione di Mosul. Quello che sta accadendo non è la liberazione di una città, a meno che non vogliamo assolverci definitivamente da qualsiasi considerazione critica di un termine come liberazione, di un concetto come libertà. E questo fatto è dovuto proprio a quello che è il cuore di quello che vorrei cercare di spiegare brevemente, se ci riuscirò stasera. Quello che è in corso adesso a Mosul è sicuramente una guerra portata avanti in primis dallo Stato iracheno e anche dalle forze peshmerga del Kurdistan iracheno,
sostenuti dalla coalizione internazionale a guida statunitense che porta avanti da 2 anni l'operazione Inherent Resolve per debellare lo Stato Islamico, e anche con la presenza di un contingente turco che ha invaso l'Iraq circa 1 anno fa e si è collocato nella cittadina di Bashiqa, a nord di Mosul. È in realtà proprio a causa delle pressioni turche che vorrebbero introdursi a Mosul o quantomeno a Tel Afar, che è una città appena come dire, a lato di Mosul. In questo momento l'operazione è di fatto bloccata, anche se una delle cose che non vengono dette. Quindi è evidente come si tratti in realtà di una spartizione di quello che è il portato materiale simbolico di una delle città più antiche e culturalmente, politicamente ed economicamente più importanti di tutto il Medio Oriente, la seconda più grande dell'Iraq. Come una spartizione questa operazione è vista dalla popolazione di Mosul verso le forze, verso cui le forze in campo in questa guerra non mostrano di avere rispetto. Le forze siriane democratiche, prima di lanciare un'operazione verso una città o verso una regione, invitano per lungo tempo, prima dell'inizio di questa operazione, la popolazione civile a fare tutto il possibile per abbandonare i luoghi che saranno interessati dal conflitto. Questo invece le forze armate irachene e i Peshmerga kurdo-iracheni non l'hanno fatto. Hanno lanciato un generico appello alla popolazione di Mosul a insorgere, un appello che risulta non soltanto vigliacco visto la situazione che sto descrivendo, ma soprattutto per chi conosce o percepisce, ha avuto modo di percepire la situazione dell'Iraq da vicino. È addirittura un appello che può sembrare in modo inquietante, però può sembrare ironico da parte del governo iracheno, visto che per tutto il 2013 la città di Mosul si è ribellata e insorta contro il governo di Baghdad. La sua rivoluzione nel 2014, che ha portato alla costituzione dello Stato Islamico, e il 28 giugno del 2014 alla dichiarazione del califfato, è iniziata proprio a causa della depredazione di tutte le sue risorse e dell'oppressione dei suoi abitanti da parte del governo di Baghdad tra il 2010 e il 2013. Una tale oppressione che ha condotto non soltanto la città di Mosul, ma tutto l'Iraq nord-occidentale a ribellarsi per 1 anno intero, in quello che è stato una primavera araba dimenticata, che è andata dai accampamenti con le tende sullo stile degli indignati europei lungo le autostrade fino a sit-in nelle piazze dei villaggi, scontri con le forze di sicurezza da parte della popolazione civile, armamento generalizzato, insurrezione armata, scontri a fuoco. Infine nel 2014, il 4 di gennaio 2014, dopo 1 anno di violenza che è costato 8.000 morti in Iraq, in una, appunto, una primavera che non è stata qua raccontata, perché una primavera maledetta, una primavera che non si doveva vedere, non si doveva raccontare, perché troppo ha a che fare con le responsabilità occidentali in particolare. Ebbene, dopo 8.000 morti, i combattenti, o meno i miliziani dello Stato Islamico, in parte già presenti in Iraq, in parte provenienti dalla guerra civile siriana, sono entrati in forza nella città di Fallujah, una città che forse qualcuno si ricorderà, una storia molto particolare, e hanno dichiarato che Fallujah era uno Stato Islamico, e da lì è iniziata la storia che viviamo ancora oggi, che ha portato anche a me a partire e a fare la scelta di combattere contro lo Stato Islamico nelle unità di protezione popolare. Ma dopo tutto quello che Mosul ha patito, l'invito da parte di quello che è il nemico della popolazione di Mosul, cioè del governo di Baghdad, alla popolazione di Mosul a insorgere contro lo Stato Islamico, dopo che sicuramente la popolazione di quella città è esausta dopo 2 anni di follia, di fanatismo, di brutalità contro la popolazione portata avanti da questa organizzazione salafita, ebbene suona sicuramente ironico. Il fatto che anche la Turchia stia premendo per prendersi una parte, che ci siano continui litigi, alterchi, l'ultimo proprio ieri tra il Kurdistan iracheno e il suo presidente, o meglio il suo dittatore, Massoud Barzani, e il presidente del Consiglio dell'Iraq, su dove e chi può entrare per fare cose, per prendere possesso di cose, ebbene proviamo a immaginarci cosa significa essere
in una città che già ha patito così tanto e che vede approcciarsi delle forze così ciniche e così interessate soltanto, ripeto, all'appropriazione e non alla liberazione della città. Vale la pena anche menzionare che ci sono 4.000 guerriglieri del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, PKK, che sono pronti a entrare nella città di Mosul da ovest, accompagnati da diverse migliaia di civili esidi, ossia parte di una minoranza religiosa molto rara che esiste quasi soltanto in Iraq e in Armenia, che hanno patito le violenze dello Stato Islamico più di ogni altra comunità irachena nel 2014, e per questo si sono successivamente armate assieme al PKK, hanno formato le Yepeshe, le unità di resistenza di Shingal, che è la loro città. Ebbene, queste migliaia di combattenti sarebbero pronti, hanno più volte pubblicamente detto che vorrebbero partecipare alla liberazione di Mosul, ma viene loro impedito fisicamente l'accesso alla battaglia da parte sia del governo del Kurdistan iracheno, che è governato da un'altra fazione politica più conservatrice, sia dall'alleato del dittatore del Kurdistan iracheno Barzani, che è Tayyip Erdogan, il sultano dell'odierno dramma turco, sia dallo Stato iracheno e di conseguenza anche da parte degli Stati Uniti e delle forze alleate. La differenza tra quello che sarebbe una liberazione di Mosul, che io credo potrebbe senz'altro venire da forze come quelle del PKK, come quelle delle Yepeshe, invece non verrà dalle forze che stanno conducendo l'operazione, anzi, lo dico senza timore di essere smentito in futuro, questa di Mosul sicuramente sarà nel corso delle prossime settimane una sconfitta militare da parte dello Stato Islamico, ma sarà una grande vittoria politica da parte di un'organizzazione che non si indebolisce certo semplicemente con la conquista militare dei territori, ma si può indebolire soltanto con un rinnovamento politico che faccia cessare ciò cui le popolazioni dell'Iraq e della Siria sono abituate ormai da tanto tempo, e che diciamo, la situazione attuale del Medio Oriente dimostra quanto non siano più disposte in un modo o nell'altro ad accettare. E dicevo, con questo mi collego alla situazione siriana, perché c'è un'altra città di cui invece senz'altro, quasi sicuramente, non avete sentito parlare, una città molto più piccola che si trova all'estremo opposto di questa cartina che c'è dietro di me, e quindi nel nord ovest della Siria, che si chiama Al-Bab, una città appunto piccola che si trova a nord di Aleppo, all'interno del governatorato di Aleppo. Una città che in questo momento si trova in una situazione apparentemente analoga, è ancora formalmente controllata dallo Stato Islamico, benché fonti interne alla città abbiano già un mese e mezzo fa, quando ancora mi trovavo in Siria, detto che di fatto la maggior parte dei miliziani di Daesh hanno abbandonato la città. Si trova circondata dalle forze siriane democratiche a ovest, dal Consiglio Militare di Manbij e dalle forze siriane democratiche adesso alleate ad est, dalle gruppi di Ahrar al-Sham, Al-Qaeda, le brigate Sultan Murad e altri gruppi fondamentalisti islamisti a nord, riuniti sotto l'etichetta Scudo dell'Eufrate e quindi all'interno di un'operazione organizzata dalla Turchia, e a sud, oltre a una fetta di territorio ancora controllata dall'ISIS, sono anche questa città è anche pressata dall'esercito arabo-siriano, cioè dell'esercito governativo della Siria. La stessa cittadina è sorvolata a nord dall'aviazione turca, a est dall'aviazione statunitense, britannica e francese, a sud è sorvolata dall'aviazione siriana e dall'aviazione della Federazione Russa. Ora, la situazione che vive adesso questa città descrive bene che cos'è diventata la Siria, e quindi lascia a tutti noi l'interrogativo di che cosa abbia fatto di così grave, di male, la popolazione siriana per meritare di essere divenuto ormai, il centro di tutta una serie di giochi, di intrighi, di appetiti e di violenze che contrappongono in maniera barbara e cinica le più grandi potenze regionali del Medio Oriente e le più grandi superpotenze mondiali. La città di Bab soprattutto rappresenta come
la situazione politica e militare siriana sia ormai arrivata a un punto di non ritorno, di come in qualche modo si debba in qualche modo uscire da questa situazione, pena conseguenze molto gravi, non necessariamente gravi soltanto per la Siria. Questo tipo di situazione che io sto descrivendo, che riguarda tanto Mosul quanto Bab, cioè il coinvolgimento di tutte queste realtà, è una gara tra queste realtà ad appropriarsi di pezzi di territorio, di pezzi simbolici, di storia, di come dire, soluzioni ipotetiche o reali rispetto alle guerre che insanguinano questi paesi, può far pensare che ciò che accade sia in fondo ormai soltanto più il confronto tra le potenze, che sia soltanto più un confronto tra stati, che sia soltanto un fattore geopolitico. E in effetti non manca chi anche su internet in qualche modo ha ormai preso questa situazione, particolarmente la Siria, quasi come un divertimento intellettuale, quasi come un oggetto di studio interessante, come la messa alla prova di diverse teorie politologiche o di scienza militare. E in realtà questo non è il modo corretto di guardare a quello che avviene, perché al di là delle contrapposizioni che ci possono essere tra Stati Uniti e Russia, tra Arabia Saudita e Iran, tra Turchia e movimenti curdi, c'è un fattore che è quello veramente che può permetterci di avere una chiave per comprendere quello che sta accadendo e quindi soprattutto per prendere posizione rispetto a quello che sta accadendo, cioè che la vera contrapposizione non è tra diverse bandiere di stati, tra diverse forze armate statuali, la vera contrapposizione è tra chi vuole cercare una soluzione per il Medio Oriente, tra chi vuole cercare una soluzione per la Siria e per l'Iraq e chi invece vuole semplicemente riproporre, ripetere, restaurare quello che è da un secolo la realtà del Medio Oriente, una realtà coloniale di spartizione, di depauperamento, di depredazione delle risorse, soprattutto energetiche ma anche idriche e anche di altro genere che interessano il Medio Oriente. Questa è la vera contrapposizione che è necessario raccontare, perché non è una contrapposizione ideale, è la contrapposizione reale che soltanto da qua può non essere percepita, proprio a causa del genere di narrazione tossica che ci viene propinata. Ma appena ci si reca là, ci si rende conto che dietro tutta questa coltre, come dire, di geopolitica e di sfida tra poteri costituiti, c'è in realtà una grande marea rivoluzionaria, una grande marea di insoddisfazione, di rivolta, di rifiuto che negli ultimi 5 anni ha letteralmente cambiato i connotati a quello che era stato, a quella che era stata l'organizzazione della Mesopotamia e del Medio Oriente voluta dall'Inghilterra e dalla Francia nel 1915, quindi ancora prima che finisse la prima guerra mondiale, ancora prima che l'impero ottomano venisse spartito. Ebbene, questo genere di contrapposizione io l'ho vista in atto, perché ho avuto modo appunto di attraversare la rivoluzione del Rojava, oggi in realtà più corretto anche chiamarla con il nome che è stato proclamato il 17 marzo scorso, cioè Federazione della Siria del Nord, e dico più corretto non perché il nome Rojava non dia il senso dell'essere comunque parte del Kurdistan occidentale. Credo che il Kurdistan vada riconosciuto come realtà che nel mondo di oggi merita di avere la sua autonomia e merita di avere il suo riconoscimento, tanto più visto gli sforzi che la popolazione curda e i combattenti curdi in particolare hanno portato avanti e stanno portando avanti per cercare di risolvere la situazione in questi paesi e cercare di dare una prospettiva diversa al Kurdistan ma anche a tutto il Medio Oriente. Dicevo Federazione della Siria del Nord perché il Rojava in realtà è un crogiolo di diverse identità, di diverse lingue, di diverse fedi religiose, di diversi stili di vita che non possono certo essere unicamente riferiti all'identità curda, e di questo non soltanto il movimento rivoluzionario curdo è consapevole, ma proprio ispirandosi agli scritti dal carcere di Abdullah Öcalan, che tutti riconoscono come leader della rivoluzione nonostante sia detenuto, vogliono anche su un piano politico, di riflessione politica, di progetto politico, superare la questione del nazionalismo classico, la questione del riferimento allo Stato
nazione. Bene, la Federazione della Siria del Nord comprende una gran parte di persone di lingua curda, così come comprende moltissime persone di lingua araba, di lingua turca, di derivazione turco, turcoman, che dir si voglia, armeni, assiri e tante altre piccole o grandi identità, tutte degne di rispetto. E quello che qualifica ciò che la Federazione della Siria del Nord, le forze siriane democratiche che la difendono e il congresso siriano democratico che è stato creato come espressione non soltanto di questa federazione, ma del progetto che questo movimento rivoluzionario ha per trovare una soluzione per tutta la Siria, io ho potuto vedere in atto appunto la sua qualità e la sua differenza in un'occasione particolare, come è stato detto nell'introduzione, dopo aver attraversato in particolare i cantoni di Cizre per il reportage che ho effettuato tra marzo e aprile. A partire da maggio sono stato impegnato nelle unità di protezione popolare inquadrate oggi nelle forze siriane democratiche che riuniscono gli YPG e gli YPG e tutta una serie di altre forze armate arabe e assire, turcomanne in particolare, oltre a ospitare un numero molto grande di giovani, meno giovani, donne e uomini internazionali che da varie parti del mondo sono arrivate a combattere contro lo Stato Islamico e per questa rivoluzione. Ebbene, a partire da maggio sono stato impegnato in questo genere di attività e oltre ad aver passato la maggior parte del tempo con la mia unità sul fronte di Ain Issa, a ridosso di Raqqa, dove in questo momento tra l'altro c'è un'offensiva sul nord di Raqqa, di cui ancora una volta i media non stanno parlando perché non somiglia a quella di Mosul. Ebbene, tra la fine di giugno e la fine di luglio la mia unità è stata anche dispiegata nella battaglia di Membiç, che invece è una città araba che si trovava fuori dal territorio rivoluzionario, del territorio federale siriano del nord, e che oggi invece per fortuna, grazie a questa battaglia che è durata 2 mesi e mezzo ed è costato un numero di morti veramente elevato, e le cui stime ufficiali sono, lo so per certo, assolutamente al ribasso, e un numero di feriti e di mutilati che è assolutamente impressionante, di cui ormai in Rojava si possono vedere le conseguenze anche soltanto camminando per strada, per non parlare delle visite che è possibile fare agli ospedali delle YPG o alle case del ferito delle YPG. Bene, questa grande battaglia che è costata così cara è stata una liberazione, quindi è possibile almeno per me vedere chiaramente qual è la differenza tra una conquista e una liberazione. Quando oggi le forze siriane democratiche avanzano sulla parte settentrionale di Raqqa, dicono che la loro intenzione è consegnare di nuovo Raqqa ai suoi residenti. Questa è la differenza rispetto alle forze statuali che si muovono attorno o dentro Mosul. Mi rendo però conto che consegnare una città ai suoi residenti è naturalmente un'espressione piuttosto vaga, non si capisce esattamente cosa voglia dire, non si capisce come questo può accadere, non si capisce soprattutto chi si possa prendere la responsabilità o il titolo di fare una cosa del genere. Ebbene, quello che è accaduto a Membiç lo prendo un po' come pietra di paragone, sia per spiegare forse il concetto centrale politico che ci tengo anzitutto a condividere, sia per provare anche appunto a rimarcare questa differenza tra diversi episodi di guerra che accadono in quelle aree che non sono da mettere sullo stesso piano. È stata un'avanzata militare molto cruenta, di cui uno degli aspetti essenziali e più complessi è stato fin dall'inizio quello di mettere in sicurezza la popolazione civile, visto che ci si trovava a confrontarsi con un nemico che purtroppo non agisce in nome di un ideale terreno, ma in nome di un ideale celeste. Di conseguenza qualsiasi evento accada su questa terra per loro è sostanzialmente irrilevante, qualsiasi vita venga spezzata, qualsiasi sofferenza venga creata è del tutto insignificante rispetto al vero fine che non si svolge in questa vita ma
in un'altra, e quindi per loro è stata sicuramente una scelta a cuor leggero quella di dichiarare che non un solo civile avrebbe avuto la possibilità di lasciare la città durante i combattimenti, che tutta la popolazione civile era tenuta a rimanere nelle proprie case, nei propri quartieri, che chiunque avesse provato a sottrarsi ai combattimenti in crociata sarebbe stato punito con la morte. E non è chiaramente stato gradevole vedere le conseguenze di una simile scelta da parte dello Stato Islamico, quando anche laddove un quartiere, un rione, una strada venivano liberati e si radunavano le persone, i residenti, per riuscire a farli passare di corsa nelle strade per metterli al riparo, mentre i cecchini di Daesh li bersagliavano, bersagliando naturalmente anche i combattenti nemici, mentre alcuni di loro si sono finti sfollati per infiltrarsi all'interno di questi cortei, si sono fatti esplodere all'interno di questi cortei, che erano costituiti naturalmente in gran parte anche da bambini. Ebbene, questo è stato l'aspetto chiaramente cruento, l'aspetto militare, l'aspetto della guerra per quello che quando avviene non è mai una cosa di cui è possibile recare un ricordo positivo, di qualsiasi genere, che non ha nessun aspetto positivo, non può essere trasfigurata in nessuna narrazione, come dire, che conservi un qualche aspetto positivo. Quello che però è accaduto è che quando la città il 14 agosto è stata completamente liberata, è arrivato un nuovo esercito a Main Beach, un esercito però che non sono le forze civili democratiche, e non è un esercito nel senso classico della parola, ma un esercito di rivoluzionari della società civile del Rojava, che si sono riversati nella città, e parlo di migliaia di militanti, donne e uomini, che sono riversati nella città con un progetto già in piedi, con un progetto già costruito, sul modello di quello che a Rojava accade ormai da 4 anni, sul modello di quello che è già successo a Kobani, a Kamishlo, ad Asaka, a Tel Aviv di Respia, a Serekania e in tante altre città della Siria del Nord, dove già questo genere di trasformazione sociale, politica e culturale è in piedi. E questi militanti si sono dedicati e si stanno dedicando in questo momento a creare le strutture, la possibilità perché sia veramente la popolazione di Main Beach a prendere su di sé la responsabilità tanto di difendere quanto di ricostruire non soltanto la città materiale, ma soprattutto la città sociale, soprattutto di costruirla in maniera diversa rispetto a come era prima, non soltanto di come era negli ultimi 2 anni in cui è stata rinchiusa in una bolla isolata dal resto del mondo da parte dell'emiro al-Tunisi, che secondo in gerarchia al califfo Abu Bakr al-Baghdadi, che sta a Mosul, comandava sulla città di Main Beach e sul suo territorio, applicando le regole che probabilmente potete immaginare, che magari conoscete, ma trasformarla in qualcosa di diverso anche rispetto a quello che era prima dell'arrivo dello Stato Islamico e di quello che era prima dell'inizio della guerra civile. Questo cosa significa? Significa che oggi iniziano, in realtà hanno iniziato già da 2 mesi le loro attività, diverse comuni sparse nei diversi quartieri di Main Beach, coordinate in case del popolo che riuniscono i rappresentanti di diverse comuni, riunite in un consiglio cittadino che si coordina con il movimento che promuove tutte queste entità, e con dei congressi che riuniscono la popolazione cittadina e anche il Congress Stark, che riunisce le donne della città in particolare. Quando si parla di comuni o quando si parla di movimento rivoluzionario, anche in questo caso mi rendo conto che è difficile afferrare la concretezza di termini che ci appaiono chiaramente piuttosto mitologici. Ma appaiono mitologici in realtà, credo, soprattutto a noi, a causa di delle peculiarità della storia europea che come europei inevitabilmente tendiamo ad applicare in maniera indiscriminata su tutte le esperienze mondiali. In realtà le comuni che a noi inevitabilmente fanno pensare alla Comune di Parigi sono esattamente come
le comuni del comune di Parigi, se non che non sono nulla di così complesso e mitologico, ma sono semplicemente delle assemblee che, lo dico per rendere più semplice la comprensione, nel loro aspetto non sono poi così diverse da un'assemblea di condominio, da un comitato di quartiere, se non che magari la cultura del luogo magari non permette certe peculiarità italiane che magari siamo abituati a vedere nelle assemblee condominiali qui da noi, ma sono semplicemente delle persone in carne ed ossa che si riuniscono secondo certe scadenze, dandosi un certo regolamento in dei luoghi collettivi prestabiliti per affrontare tutta una serie di problemi che hanno. Naturalmente in questo momento a Membici i problemi potete immaginare che siano molto urgenti e siano in particolare di tipo alimentare, sanitario, la ricostruzione della città. Faccio una parentesi, mentre in altre occasioni, prendo sempre Mosul come esempio, ma proprio a titolo di paragone, l'operazione di Mosul ha un impianto logistico impressionante, oltre ad avere un impianto spettacolare, forse inedito, anche un impianto logistico impressionante, i campi profughi, le strutture civili, umanitarie, militari che stanno attorno all'operazione di Mosul arrivano fino alle porte di Baghdad, praticamente coprono il nord-ovest di un intero stato grande e moderno come l'Iraq, mentre nel caso di Membici, trattandosi di un esercito popolare, di un esercito rivoluzionario che non rappresenta e non fa parte di nessuno Stato, ad essersi preso il compito di liberare quella città, non c'è stato nessun aiuto sanitario, nessun aiuto alimentare. Tutto quello che è stato possibile fare per gli sfollati è stato completamente sulle spalle di donne e uomini che semplicemente vivono in Rojava e si organizzano per cercare di fare il possibile. La dimensione sanitaria in particolare è raccapricciante, e questo anche perché il Rojava è sottoposto da marzo a un embargo totale di tipo alimentare, di tipo sanitario, di tipo diplomatico, militare, da parte sia della Turchia sia ovviamente dello Stato Islamico e anche del Kurdistan iracheno, che come dicevo non va mai confuso a causa della leadership politica che lo domina con quello che sta accadendo in Rojava. Chiudo questa parentesi. La costruzione di questi comuni naturalmente è un processo complesso e difficile che sicuramente non avrebbe mai potuto partire senza la presenza appunto del movimento, senza questo esercito di militanti che vi dicevo all'inizio si è riversato nella città non appena la città è stata liberata. E così come le comuni, anche la nozione di movimento va spiegata, perché naturalmente ci sono molte persone che la danno per scontata, altre che magari la trovano oscura. In realtà il movimento, in Rojava non ha nulla di simile ai movimenti, così come se ne parla in alcuni libri di sociologia qua in Europa, non ha nulla a che vedere con il movimento, così come magari alcuni militanti politici qui in Italia chiamano le loro riunioni. Non ha neanche nulla a che vedere con le nozioni imprecise o vaghe di insurrezione, rivolta, rivoluzione, che però rimangono sfuggenti, non si capisce bene che cosa sia. Il movimento rivoluzionario del Rojava intanto è qualcosa di organizzato, è qualcosa di sedimentato, che ha pure un nome, si chiama Movimento per la Società Democratica, benché il termine democratico in Rojava non abbia nulla a che fare col termine democrazia così come utilizzato in Italia, nell'Unione Europea o in altri paesi del mondo, essendo ispirato a una concezione del tutto diversa, in realtà opposta, di democrazia, su cui eventualmente possiamo discutere successivamente. Il Movimento per la Società Democratica è stato creato in seguito alla rivoluzione del Rojava nel 2012, è stato creato su iniziativa di un partito curdo, il Partito di Unione Democratica, che già all'epoca aveva un forte sostegno popolare, sia per aver sostenuto la popolazione curda negli anni bui, anni 2000, anni di repressione da parte del regime siriano, anni di rivolte e di violenze dell'esercito e della polizia sui curdi nel nord della Siria, ma anche perché nel momento in cui Al-Qaeda, cioè la cosiddetta opposizione siriana, su questo bisognerà assolutamente nel seguito di questo incontro dire due parole, ha cercato di occupare alcune città del Rojava, in particolare Serkanie, che è una città che si trova sul confine con la Turchia,
è stato il braccio armato di questo partito, PED, Partito di Unione Democratica, che sono appunto le YPG, le YPG, che sono state in grado in una battaglia che è il mito di fondazione della rivoluzione del Rojava, la battaglia di Serekanir, ricordate in innumerevoli canzoni, poesie, scritti, eccetera, in cui io ho conosciuto nella mia stessa unità, c'era una persona che aveva partecipato a questa battaglia. È rarissimo, perché la vita di un militante sul fronte in Rojava di solito non dura più di uno o due anni. Questa persona ha sopravvissuto 4 anni di guerra, quindi aveva partecipato anche a quella battaglia dove un centinaio di combattenti curdi hanno avuto ragione per la loro tenacia, per la loro organizzazione, per la loro educazione militare di un migliaio di avversari della formazione siriana di Al-Qaeda, che all'epoca si chiamava Jabhat al-Nusra. E dopo aver cacciato questi miliziani, hanno rivolto le loro armi contro l'esercito e la polizia del regime siriano, cacciandoli fuori dalla città, e da lì è iniziato questo processo rivoluzionario che ha reso una certa area nel nord della Siria fondamentalmente libera, tanto dalle bande di criminali che si presentavano come rappresentanti della rivoluzione siriana, quanto dal regime di Damasco, che non è ben voluto dalla popolazione curda, dal momento che nel corso dei decenni non ha mai riconosciuto alla popolazione curda neanche la cittadinanza, neanche la possibilità di essere registrata con una carta d'identità e di potersi intestare una macchina o un edificio, dal momento che non erano arabi, considerati parte, diciamo, di un limbo che persino dal punto di vista anagrafico, dal punto di vista giuridico, burocratico, non aveva diritto di esistere. E quindi una parte della Siria del Nord libera, in cui era possibile, da parte di un movimento politico che si pregiava anche di una forza combattente così efficace, provare a sperimentare qualcosa su questo territorio. Ed è proprio il fatto che questo movimento aveva una sua concezione di come sarebbe stato possibile, aveva una sua teoria di come sarebbe stato possibile, soprattutto aveva il principio fondamentale che la rivoluzione non è un fatto teorico, ma la teoria non serve a nulla se non viene messa immediatamente in pratica, o meglio, se la pratica ogni momento non mette in dubbio la teoria, se la pratica in ogni momento non fa confrontare i militanti con la realtà e li fa modificare, sviluppare la loro teoria sull'esistente. E per questo motivo questo tipo di soggettività, di soggetto, è riuscito a creare il Movimento per la Società Democratica, che è stato anzitutto mettere assieme tutte le realtà che in quel territorio erano disponibili a sperimentare questo genere di trasformazione e di rivoluzione, senza guardare ai rancori passati, e sicuramente in Siria ce n'erano parecchi, senza guardare alle diversità ideologiche, linguistiche, religiose, ma guardando soltanto alla pratica, soltanto alla volontà comune di provare a sperimentare qualcosa di positivo per la vita delle persone in quell'area, dal momento che dal 2012 potevano permettersi di organizzare il proprio vivere collettivo senza essere dominati da una burocrazia statale, e sia pure sempre sotto la minaccia del banditismo, di organizzazioni a cui ho fatto riferimento prima, e potevano comunque, a fianco alla guerra, anche procedere a una vera e propria rivoluzione. La costruzione delle comuni, che è seguita alla costruzione dei consigli cittadini, delle amministrazioni cantonali, di tutto quello che è un impianto piuttosto complesso, sul quale non mi dilungo adesso perché naturalmente allungherei eccessivamente il mio intervento, ma è possibile discuterne in sede di dibattito o in altre occasioni. Un impianto istituzionale molto complesso, ma che è comunque animato da un principio fondamentale, e cioè che non è possibile eliminare immediatamente lo Stato o quello che è in qualche modo una, se vogliamo, trasposizione dello Stato e delle forme di amministrazione autonoma che somigliano comunque a uno Stato, essendo organizzate con consigli legislativi, consigli esecutivi e anche tribunali giudiziari. Ebbene, costruire da un lato queste strutture immediate, necessarie per portare avanti la vita associata su quei territori, ma parallelamente, immediatamente, costruire quelle forze invece che storicamente dovranno
riuscire a fare a meno di questa sovrastruttura, per così dire, dovranno riuscire nel tempo a accumulare potere sociale in modo che un giorno questa struttura non esista più. È la stessa cosa, la stessa concezione che abbina proprio il partito di Unione Democratica, che ha creato il Movimento per la Città Democratica assieme ad altre realtà, e qualsiasi individuo può farne parte se interessato a questo progetto, e vuole in qualche modo nel tempo dissolversi all'interno di questo movimento, perché unico scopo dei militanti politici in Rojava è quello in fondo di maturare delle competenze attraverso l'esperienza, trasmettere queste competenze ad altre persone in situazioni in cui eventualmente, una volta che le competenze si saranno diffuse, non sarà più necessaria la presenza, per esempio, del militante del movimento che contribuisce a organizzare un'assemblea, una comune, una cooperativa, uno sforzo produttivo, la costruzione di iniziative economiche, così come anche la costruzione politica della distruzione delle gerarchie esistenti a vario livello in quel territorio. Ebbene, questo formare delle competenze, trasmettere delle competenze in qualche modo è come una contaminazione di soggettività, di capacità e di volontà che nella prospettiva dei rivoluzionari del Rojava dovrebbe permettere in tempi non lunghissimi la dissoluzione del partito all'interno di questo movimento, e quindi anche una maggiore amalgama di tutti quelli che sono coinvolti in questo movimento. Il movimento nella società dovrà fare la stessa cosa che il partito fa nel movimento, quindi una volta che si costruiscono queste forze di autogoverno popolare, una volta che si acquisiscono più potere, più indipendenza, più autonomia, più sicurezza di sé, lo stesso movimento si deve sciogliere in qualche modo nella società, perché tutto dipende, questo almeno è il fulcro del pensiero di questa rivoluzione, tutto dipende da quella che loro chiamano perwerde in curdo, cioè educazione, traducendolo letteralmente in italiano, in qualche modo questa trasmissione di competenze di cui parlavo. Nel momento in cui le competenze si diffondono nella società, le persone smettono di pensare che devono sempre aspettare, come dire, che qualcun altro risolva i suoi problemi, che vi siano istituzioni separate che debbano risolvere i problemi sociali, e riescono a essere protagonisti ciascuno per riuscire a discutere e risolverli collettivamente. Questa è la visione, ed è una cosa che si vede in maniera piuttosto sorprendente nel concreto, perché in una città come Membici, che sicuramente è forse la più difficile, non soltanto è stata la più difficile da liberare, ma è stata sicuramente anche la più difficile in cui produrre una rivoluzione per complesse ragioni. Il fatto che, per esempio, la maggior parte dei militanti rivoluzionari ancora oggi in questa regione, sebbene non tutti, siano comunque di lingua curda, e invece questa città è quasi totalmente araba. Il fatto che la popolazione araba, e qua si aprirebbe un vastissimo discorso, per varie ragioni storiche molto complesse, non si trova oggi ad avere al suo interno, nel suo seno, perlomeno in Siria, ma credo non sia una cosa che riguarda solo la Siria, una soggettività politica così sviluppata, delle organizzazioni militanti così determinate, così preparate, così, come dire, anche provenienti da un percorso di formazione collettiva che gli permette di fare delle cose che per noi possono sembrare normali, come andare in un'assemblea, intervenire e spiegare le cose alle persone, oppure concepire anche soltanto che si può essere autonomi. E quindi c'è un livello di arretratezza anche sociale, che è frutto di un'oppressione statale decennale, frutto di un'oppressione coloniale più che secolare, che è necessario debellare e collegare. E quindi, per avviarmi alla conclusione, io non sono venuto qui a raccontarvi che la rivoluzione è una cosa magnifica, semplice, e che chissà per quale motivo il popolo del Rojava oggi vive una condizione rivoluzionaria, nonostante sia attaccato su tutti i lati, in tutte le forme, e riesce a resistere anche a conquistare nuovi spazi rivoluzionari nel nord della Siria. Non sono venuto a dire che basta la volontà perché questo accada, né che questo abita già spontaneamente nelle persone, quindi è sufficiente schioccare dita perché questo avvenga. Sono venuto a dirvi esattamente il contrario, perché non soltanto nella città di Membici è stato innanzitutto necessario cacciare chi la stava governando a un prezzo altissimo,
ma in questo stesso momento nella città di Main Beach i rivoluzionari si devono confrontare con una serie di sfide che fanno impallidire se si pensa alla loro complessità. Io vi dicevo che sono già attive le comuni come i congressi delle donne, ma per esempio io ho avuto modo un mese e mezzo fa di parlare con una ragazza che tornava da Main Beach, una ragazza del Congastar, appunto il congresso delle donne, che mi diceva ancora dopo, era ormai oltre un mese dopo la liberazione della città, ancora i militanti sono costretti a recarsi alle assemblee delle comuni armati, perché lo Stato Islamico è senz'altro stato sconfitto militarmente e sicuramente i miliziani, se non sono periti, se non sono stati fatti prigionieri, se non sono in minima parte anche stati fatti evacuare verso la fine della battaglia, non ci sono più, ma ci sono sempre le persone a Main Beach che trovavano eccellente la situazione sotto lo Stato Islamico, che ritenevano che quella fosse il tipo di organizzazione politica che doveva governare quella città, perché rappresentava la concezione cui magari erano sempre stati abituati o che magari avevano maturato recentemente a seconda di casi singoli. E queste persone partecipano alle comuni, in questo caso per cercare di infiltrarle, non soltanto le persone che derivano da questa organizzazione specifica, anche da altre organizzazioni reazionarie. Nel momento in cui vengono create le istituzioni rivoluzionarie, queste persone comunque, dietro l'invito esplicito della rivoluzione a tutti a partecipare, partecipano per cercare di curvare i processi in una direzione che non è quella di una liberazione, ma invece di un sabotaggio della liberazione. Quindi in città la tensione esiste ancora, è un processo che contrappone le persone. Per unire le persone è evidente, per quella che è la mia esperienza, in quei luoghi necessario contrapporsi. Quando io dico, qui concludo, che ci sono delle persone in quelle aree che trovavano eccellente la situazione sotto lo Stato Islamico, a me viene sempre in mente un'immagine di un giorno in cui, dopo aver liberato un quartiere, eravamo sul tetto di un edificio e ho visto per l'ennesima volta questo grande corteo di sfollati che prendeva la via, come dire, della periferia sotto il fuoco incrociato talvolta di combattimenti, quindi in situazioni davvero, davvero indescrivibili. E però magari ci sono stati dei momenti in cui questi scontri a fuoco si fermavano e c'era soltanto l'incendio di questa popolazione civile. E in primo luogo incedevano questi signori alti, grandi, con una certa pancia, con delle tuniche nere, delle lunghe barbe, e non lo dico per fare stereotipi ma semplicemente perché descrivo quello che ho visto, con un fare, con un'arroganza, con una protervia indescrivibili, e a 10 metri da loro, alle loro spalle, c'erano delle donne completamente ricoperte dal velo, di cui si vedevano soltanto gli occhi, cariche di due o tre borse enormi con tutti i vestiti, i viveri che avevano riusciti a portarsi con sé, con uno o due bambini sulle spalle, con tre bambini nelle mani, e poi infine c'erano gli anziani che magari non riuscivano neanche a camminare, che magari non riuscivano a camminare retti, che dovevano fermarsi, ripeto, in quella situazione anche pericolosa, e via dicendo. Quindi vedendo questi cortei effettivamente si vedeva anche una certa condizione sociale e si vedevano anche i responsabili di questa condizione sociale, perché una donna che era a sua volta impegnata in quello scenario mi ha detto: dopotutto, per molti uomini di Main Beach lo Stato Islamico non rappresentava alcunché di problematico, anzi, poche regole chiare, non difficili da comprendere, a cui bastava adeguarsi e bastava delegare tutta la propria volontà a un'entità esterna, assolvendosi da qualsiasi responsabilità sociale, salvo sapere di avere il privilegio all'interno della propria famiglia di potersi permettere qualunque cosa sulla propria moglie, sui propri figli, perché questo era quello che l'emiro consigliava, voleva e imponeva.
Chiaramente quando invece a questa condizione si sostituisce una condizione completamente opposta in cui tutta la popolazione non solo è chiamata ma è tenuta a partecipare alle nuove istituzioni rivoluzionarie se vuole far parte del processo sociale di ricostruzione civile della città. Bene, magari alcune di queste persone abituate a questo genere di condizioni esistenziali si trovano sperdute, perché dovrebbero presentarsi in delle assemblee popolari e prendere la parola e magari si accorgono che loro non hanno niente da dire, perché non hanno mai dovuto dire niente, perché per loro era sempre stato tutto apprestato, pronto, e di conseguenza magari questi signori che io ho visto che mi hanno fatto così impressione per la loro come dire, sfrontatezza in quella situazione dove poi si riunivano soltanto tra uomini, parlottavano e andavano tutti assieme dal comandante delle forze democratiche a porre le loro questioni, le loro domande in un processo che era visivamente completamente gerarchico e escludente rispetto a tutta una parte della società. Ebbene, magari queste persone poi vanno effettivamente alla comune a vedere che succede e se devono intervenire si trovano in difficoltà, non sanno cosa dire, magari non lo so, magari la figlia del vicino di casa, che magari anche 20 anni meno di loro, interviene, ha qualcosa da proporre, riesce a esprimersi in arabo meglio di loro, riesce ad avere una sua creatività, riesce a proporre delle cose e magari si fa carico di dei problemi anche per loro. Questa è la fonte di massima umiliazione per chi è stato abituato ad avere tutto pronto per tutta la sua vita, per chi è stato sempre educato ed abituato a delegare tutto a un potere esterno, perché quel potere esterno gli garantiva il suo miserabile privilegio, privilegio di miserabili che nonostante questo sono stati dei privilegiati sotto lo Stato Islamico. Quindi concludo dicendo anche tutte le cose che sono state dette rispetto alle forze siriane democratiche da parte dei suoi nemici, rispetto agli YPG, sulla presunta, come dire, forza esercitata dalle YPG nei territori liberati, sui trattamenti magari non gentili nei confronti di alcune persone che in una certa fase addirittura Amnesty International aveva qualificato come pulizia etnica, o che anche durante la battaglia di Membice, me ne accorsi quest'estate quando potevo connettermi a internet, persino i criminali del fronte islamico di Aleppo avevano osato dire che le forze siriane democratiche a Membice stavano commettendo dei crimini contro la popolazione araba. Ebbene, non confondiamo le cose, è una rivoluzione, quindi è un fatto di contrapposizione, è un processo nuovo, ci sono persone che non vogliono stare all'interno di questo processo, ma una contrapposizione politica. Non c'è nulla che io abbia visto in Rojava, anche parlando con persone che non sono curde, che possa somigliare a questo genere di contrapposizione settaria o razziale che c'è oggi in Medio Oriente, perché quella è davvero l'unica speranza, è davvero l'unica possibilità alternativa che c'è oggi in Medio Oriente. Quel tipo di contrapposizione invece è fomentata dalle forze che oggi vorrebbero conquistare Mosul, quindi il governo iracheno e quindi il Kurdistan iracheno, è fomentata da altre realtà che agiscono in Siria, e cioè Al-Qaeda, Al-Hasham, Jaish al-Islam, tutte quelle forze che senza mai essere chiamate col loro nome vengono chiamate dai nostri giornalisti opposizione siriana o addirittura opposizione moderata o ribelli siriani, un inquinamento del linguaggio, dei concetti, delle parole allucinante. Ebbene, la rivoluzione confederale è l'unica speranza per la Siria per questo motivo, perché davvero non è uno Stato, non è un'entità statuale, non è un potere economico, ma è un esercito popolare che non è soltanto un esercito, che ha alle spalle un altro esercito, che è un esercito civile, e che ha un progetto positivo, naturalmente criticabile e migliorabile come tutti i progetti, ma qualcosa che è completamente assente in tutto il resto dello scenario siriano. Quindi questo sostanzialmente è il concetto essenziale che voglio trasmettere per cominciare, e mi dilungo ulteriormente per lasciare spazio alle vostre domande. Sì, allora chiunque volesse intervenire può avvicinarsi qua, oppure se si sente anche dai posti, cerchiamo di approfittare di questa occasione per fare le domande e per porre le questioni che più ci interessano, perché appunto ne capitano poche di occasioni di questo tipo.
tutta questa confusione di nomi, sigle, come si fa? Soprattutto perché adesso ho imparato a leggere gli articoli e mi rendo conto che non ci sono le sigle. Innanzitutto lo sforzo che ci è richiesto di conoscere queste sigle, questi nomi, magari anche delle date, magari anche i luoghi geografici, è uno sforzo talmente minimo rispetto a quello che viene richiesto alla popolazione siriana in questo momento, alla popolazione irachena, che penso sia nostro dovere prenderlo su di noi davvero con estrema leggerezza, ma anche consapevoli che è soltanto l'inizio, è soltanto il minimo che dobbiamo fare. Non parlo soltanto dei giornalisti che sono pagati per questo, benché sono consapevole che siano pagati pochissimo in molti casi, anche se questo per certi aspetti per me è un aggravante, non un aggravante rispetto al loro comportamento, ma è qualcosa che è un dovere per tutte e tutti noi. Io posso dire, per quanto sia difficile, come dire, esprimere certe cose senza dire banalità, che quello che è uno shock per chi vede la guerra siriana non è il singolo episodio scioccante, non è la singola scena scioccante, ma il momento in cui l'individuo comincia a comprendere la dimensione del crimine, la dimensione del massacro. Ed è una cosa che non possiamo accettare, una cosa inaccettabile, soprattutto perché viene compiuto in nome degli interessi dei nostri stati, viene compiuto a causa dell'intervento dei nostri stati. Allora io non so se ho magari compreso completamente la domanda, ma penso che tutti i giornalisti hanno il dovere di studiare la situazione, di affidarsi a fonti diverse, soprattutto a fonti non istituzionali, soprattutto a fonti che non siano legate a, come dire, il potere costituito, anche a quelle, perché anche quella è una fonte, ma non soltanto a quelle, non principalmente a quelle, che se è possibile per dei ragazzi di 18 anni che vengono dai villaggi più sperduti e più poveri della regione più povera della Siria orientarsi all'interno di questo scenario, penso sia possibile anche per dei giornalisti italiani farlo. Il problema poi è se c'è la buona fede per farlo. Io credo nel 99,9% dei casi che non ci sia. Penso che la classe giornalistica che abbiamo oggi, non dico in Italia, dico in generale, a livello mondiale probabilmente, ma in particolare parlo per l'Europa, è davvero qualcosa che ha raggiunto i livelli più bassi mai immaginabili nelle nostre società. Io ho conosciuto dei freelance che lavorano tra l'Iraq e la Siria a loro rischio e pericolo, che non hanno nessuna protezione, che non hanno la scorta, che sono in continuo rischio di essere rapiti e uccisi, che scrivono i loro articoli per un tozzo di pane, che non riescono a far neanche fronte alle spese di viaggio, e queste persone scrivono degli articoli già autocensurandosi, perché se scrivono l'articolo per la BBC o per Al Jazeera o per Al Monitor o per qualsiasi periodico online o cartaceo, sanno già, perché è il loro lavoro, quindi sanno più o meno che genere di redazione è, sanno cosa devono dire, cosa non devono dire, chi devono nominare, come lo devono chiamare, quindi già si autocensurano. Poi gli viene rimandato indietro l'articolo perché non è abbastanza autocensurato, quindi lo cambiano ancora, e a questo punto poi l'articolo viene pubblicato, a questo punto poi noi lo leggiamo. Allora qua la questione è molto semplice, riguardo al comprendere la realtà è un dovere, sottolineo quando mai sono stati gli stati, i poteri economici costituiti, i poteri editoriali costituiti ad aver raccontato le guerre, la verità sulle guerre alle popolazioni, mai. Quindi anche da parte nostra il dovere è assolutamente non credere che possiamo delegare anche in questo caso a livello intellettuale ad altri come dire, la possibilità di ricostruire la verità, ma dobbiamo impegnarci noi per costruirla, e uno dei modi, vorrei sottolinearlo, è andare là, perché io non credo che il caso mio debba essere eccezionale o il caso di tanti altri che decidono di prendere un aereo e andare a parlare con le persone che stanno là. Ma in secondo luogo, ripeto, c'è poi un altro problema politico
che il fatto che la classe giornalistica oggi è una classe o di indecenti privilegiati o di precari ipersfruttati che pur di avere lontanamente il barlume di una possibilità o di carriera o di sopravvivenza, di poter pagare l'affitto e il riscaldamento, sono disposti a qualsiasi cosa. E che cos'è questo qualsiasi cosa se si tratta soltanto di chiamare ribelli quelli che agiscono in Siria, e se agissero invece in Yemen sarebbero dei terroristi, se agissero in Afghanistan sarebbero dei terroristi, mentre invece in Siria sono l'opposizione moderata? Perché quale problema c'è a chiamare combattenti i curdi che si battono in Rojava e chiamare terroristi i curdi che si battono in Turchia e in Iraq? Basta soltanto scrivere un termine diverso e l'articolo verrà accettato e si avrà il bonifico miserabile sul proprio conto in banca. Questa è la logica, quindi poi ciascuno può naturalmente giudicarla a modo suo, però questa è la drammaticità di quello che avviene, e sarebbe tutto tranquillo se non fosse che ci sono centinaia di migliaia di persone che pagano con la vita, sia morendo sia vivendo una vita che non degna di essere vissuta a causa di questa disinformazione. Da qua, intanto bentornato, grazie di essere venuto qua all'università. Rispetto a una cosa che dicevi adesso, un accenno che facevi a diverse sigle che operano in Siria e in Iraq, ovviamente non ci sono in campo solo l'SDF, YPG, YPG, esistono tantissimi gruppi armati. Volevo sapere appunto in merito alla cosiddetta opposizione moderata o così vista all'Occidente, ovvero l'esercito libero siriano, che opinione ti sei fatto, quali sono i rapporti eventuali o non eventuali che ci sono stati? Questo è un argomento che mi sta molto a cuore, quindi ti ringrazio molto di questa domanda. Uno dei crimini giornalistici che vengono commessi e che sono stati commessi anche quest'estate, quando la Turchia ha invaso la Siria e Rojava il 24 di agosto, è di scrivere ancora esercito libero siriano. E si tratta di scrivere il nome di qualcosa che non esiste, che non esiste. Quindi se si continua a usare questo termine c'è un motivo, ci deve essere un motivo. Effettivamente alla fine di luglio del 2011, dopo che c'erano già state molte rivolte in Siria, un generale che si chiamava Al-Assad, con un nome simile a quello del presidente, aveva disertato e con altri ufficiali, ex ufficiali dell'esercito siriano, aveva mandato un video in cui diceva: abbiamo costituito un esercito per proteggere i manifestanti, si chiama Esercito Libero Siriano, e poi ha fatto tutta una serie di valutazioni politiche. Questo esercito è effettivamente esistito all'epoca, non sto a dilungarmi sulla sua storia purtroppo ingloriosa. Le sue armi sono provenute fondamentalmente dallo Stato turco, dall'Arabia Saudita, dal Qatar, è immediatamente intervenuto anche la CIA per, diciamo, a rappresentante degli Stati Uniti ovviamente, e quello che pochi sanno è che tra l'altro è stato dopo la morte di Gheddafi in Libia nell'autunno del 2011 che nella condizione di caos in cui precipitata la Libia, la CIA, e queste sono fonti del Joint Chief of Staff, quindi del Comando Supremo delle Forze Armate statunitensi. La CIA ha cominciato a prendere dagli arsenali della Libia una quantità inimmaginabile di armi, perché sicuramente la Libia non era certo un paese poco armato, e trasferirli via mare in Turchia, utilizzando una compagnia Maritime Service libica, con un continuo shipping di queste armi al governo turco, che si incaricava di, attraverso la frontiera Turchia-Siria, passarle a questa formazione armata, che in effetti si muoveva all'epoca soprattutto lungo il confine turco e si riuniva, il suo consiglio militare supremo si riuniva in Turchia, non in Siria. Questo è stato l'esercito libero siriano, che per la cronaca a me hanno detto persone per esempio di Aleppo, era caratterizzato anche per il fatto di non avere nessun progetto politico, cioè era
una realtà che poi militarmente non è affatto vero, che era così rimpinguata dai disertori dell'esercito siriano. Principalmente arruolava persone del popolo siriano pagate anche discretamente rispetto a quello che era magari il loro livello sociale, grazie a tutti i soldi che provenivano appunto da Qatar, Arabia Saudita e Turchia. E tuttavia la sua, come dire, mancanza di spina dorsale politica, progettuale, strategica, eccetera, ha fatto sì che poi molti di questi combattenti a un certo punto si siano chiesti esattamente per cosa stavano andando a farsi massacrare contro l'esercito siriano, e hanno quindi aderito a formazioni di ben altro tipo, di ben altro livello politico, create e portate avanti da persone con una loro preparazione politica, con una loro visione politica, la più importante delle quali è Jabhat al-Nusra, Al-Qaeda, filiale di Al-Qaeda in Siria, ma anche due importanti movimenti salafiti. Per chi non lo sapesse, la salafia è un indirizzo, non sono un teologo, però è un indirizzo specifico della fede musulmana sunnita, che vede i quattro califfi, diciamo il periodo d'oro dell'Islam che bisognerebbe restaurare nel giorno di oggi, e tutto il resto della storia islamica come una decadenza di cui bisogna liberarsi. Anche lo Stato Islamico è un'organizzazione salafita, per dire bene. Ci sono due grandi organizzazioni salafite siriane, la Al-Sham e Jaish al-Islam. Queste forze hanno preso sostanzialmente il totale consenso di quelli che erano i combattenti ostili all'esercito libero siriano. C'è il fondato sospetto che lo stesso regime siriano abbia favorito la creazione di questi gruppi attraverso delle oculate amnistie fatte nel 2011, perché era chiaramente nel suo interesse avere come nemico qualcuno che fosse così impresentabile e rappresentasse potenzialmente un problema anche per chi foraggiava queste forze. E infatti è andata così, perché poi ben presto gli Stati Uniti hanno cominciato a avere dei dubbi, in particolare il Pentagono ha cominciato ad avere dei dubbi su questo tipo di forze che agivano in Siria. Su questo c'è una storia molto importante da approfondire di dissidio tra il Pentagono e la Casa Bianca, e in particolare tra i vertici dell'esercito degli Stati Uniti e Barack Obama, che non a caso è stato accusato anche pubblicamente di avere di fatto favorito quello che dal punto di vista dell'esercito statunitense è un fenomeno globale terroristico. In particolare Flynn, che è adesso stato nominato il consigliere per la sicurezza nazionale alla Casa Bianca da Donald Trump, che ha partecipato molto attivamente alla campagna elettorale per Trump, era il dirigente tra il 2012 e il 2014 della DIA, cioè del servizio segreto militare americano, e è stato licenziato da Obama nel 2014 perché non si voleva sottomettere, diciamo, la sua politica estera in Siria. Di conseguenza, anche per livore politico, ha cominciato a scrivere su internet degli articoli che tutti potete leggere, che come dire, rivelano tutta una serie di quelli che fino a quel momento erano segreti, su quello che è stato il livello di coinvolgimento degli Stati Uniti nell'appoggio a questi gruppi. Il problema è che questi gruppi rappresentano oggi la totalità di quella che viene definita opposizione siriana, e che voi ci crediate o no, in particolare Jaish al-Islam e Ahrar al-Sham rappresentano, questi due gruppi ed alcuni satelliti, quella che viene chiamata opposizione moderata dagli stessi rappresentanti della NATO. Ma non è un'opposizione come dire, moderata secondo qualsiasi standard, perché per esempio nella provincia di Idlib, che è sotto il loro controllo, esistono soltanto le corti della Sharia, e se ci sono degli scontri, dei dissidi tra queste forze, perché ci sono dei gruppi, un altro gruppo si chiama Junta al-Islam, che trovano, come dire, l'applicazione della Sharia nella provincia di Idlib non abbastanza, come dire, corretta o come dire, radicale, e quindi ci sono dissidi anche loro. Però, come vedete, l'orizzonte, se ne può pensare quel che si vuole, naturalmente, ognuno è anche libero di avere un suo credo religioso, eccetera, ma questa è la realtà, quindi con questa realtà bisogna confrontarsi. L'esercito libero siriano è sparito dal punto di vista militare ormai da molto in tempo, e io l'ho detto pure nel video che ho fatto, effettivamente in Siria se si nomina questa entità tutti ridono, dicono l'esercito libero siriano, cioè di cosa stiamo parlando, la macchina del tempo, stiamo tornando al 2011, al 2012, quando ancora c'è una situazione diversa.
Quello che però è vero è che, per esempio, quando la Turchia ha invaso Jarablus quest'estate, tutte queste forze, per esempio Ar al-Sham, hanno alzato il vessillo dell'esercito libero siriano, che è un vessillo abbastanza conosciuto sicuramente in Siria, ma anche a livello internazionale. E persino nei video, che poi video abbastanza tra l'altro ridicoli, che hanno postato su internet per glorificare la loro non impresa di conquista di Jarablus, visto che è stata una consegna da parte degli stati, dello Stato Islamico a queste forze, hanno usato come logo del video sempre la bandiera dell'esercito libero siriano, perché la dimensione è un po' questa: ricordati di mettere nel video la bandiera dell'esercito libero siriano, perché così i giornalisti occidentali possono dire quello che il governo turco ci ha detto che devono dire, non sappiamo magari perché, perché poi la gente pensa alla guerra, no, a queste cose, che noi siamo l'esercito libero siriano. No, ma noi non siamo l'esercito libero siriano, anzi noi abbiamo combattuto contro quella cosa, perché quella cosa, c'erano anche delle persone nell'esercito libero siriano che pensavano che bisognasse instaurare una democrazia in Siria, quando invece la democrazia è un governo scelto dagli uomini, per degli uomini, creato dal popolo, per il popolo, in qualche modo in completa indifferenza rispetto a quella che invece è la legge che ci è stata rivelata da Dio. Ok, ma noi dobbiamo comunque mettere quella bandiera perché l'ha detto la Turchia, perché ci sono delle ragioni. Questo è il modo in cui avvengono le cose in Siria. Dopodiché il fatto che non si possa neanche studiare la situazione o far finta di non studiare la situazione al punto da fare propaganda a questo tipo di organizzazioni, dei cui crimini pagano poi le persone comuni in Siria sui nostri giornali, facendo credere che si tratta, non so di cosa, di un esercito popolare, forse di una rivoluzione, non ha nulla a che fare. Finisco subito, dico solo che a me un ragazzo di Aleppo ha detto che la rivoluzione in origine era pulita, ha usato proprio questo termine, Pakish, pulita, era pulita ed era una rivoluzione del popolo che aveva delle critiche da fare al regime. E quando è arrivata la Turchia, quando sono arrivati i soldi, le armi della Turchia, che è cambiato tutto, perché questi gruppi hanno potuto, grazie ai soldi e grazie alle armi, letteralmente comprarsi o conquistarsi alcuni territori e imporre la loro unica voce. Quindi, per dire, quando si parla di quartiere orientale di Aleppo, e adesso in queste ultime settimane era molto di moda anche in televisione, no, da parte dei giornalisti che in questo modo possono sfogare la loro assenza di qualsiasi come dire, idealità nell'apparire, invece degli idealisti andare ad assediare, non so, il ministro degli esteri russo dicendo ma come, voi state bombardando i ribelli nell'est di Aleppo, ma ci sono delle vittime civili. Comunque dobbiamo sapere che i ribelli nell'est di Aleppo sono queste forze che hanno questi nomi, che corrispondono a due cabine di comando che riuniscono alcuni gruppi che sono tutti di questo tenore, nessuno escluso, e che hanno letteralmente preso in ostaggio la popolazione di quei quartieri, esattamente come lo Stato Islamico ha fatto a Menbice e sta facendo a Mosul, solo che come al solito si usano due pesi, due misure, due narrazioni diverse a seconda del volgare interesse politico, di politica estera dei nostri stati, che i giornalisti seguono pedissequamente. Ebbene, ieri è stato diffuso un video su Twitter in cui si vedono chiaramente dei civili che cercano di attraversare Castello Road, la strada che permette da quei quartieri di uscire di Aleppo, e vengono bersagliati full automatic, con le armi automatiche, da questi presunti ribelli, di nuovo puniti perché cercano di mettersi in salvo, perché magari non condividono né l'una né l'altra parte, o magari ne condividono un'altra che non è quella di queste organizzazioni, e per questo puniti con la morte, civili, donne, bambini. E queste sono le persone che la NATO, che l'Unione Europea, che gli Stati Uniti considerano coloro che dovrebbero essere appoggiati, e sono poi anche quelli che mettono continuamente in difficoltà la rivoluzione confederale, con cui la rivoluzione confederale deve combattere continuamente, in particolare ad Aleppo. Quindi bisogna cancellare definitivamente il mito dell'esercito libero siriano, si può studiarlo come fatto storico, tra l'altro ci sarebbe molto sicuramente da studiare, ma oggi la realtà è questa, ci si può chiedere perché, ma ci si può dire sono contento, non sono contento che sia così, l'importante è partire da un dato di realtà. Dunque, nella prima parte
lei ha toccato un punto di grandissimo interesse, almeno dal mio punto di vista, che ha rimandato il dibattito, per cui adesso mi faccio un rapporto delle stesse cose, e cioè la differenza tra la democrazia come la intendiamo noi in Occidente, in modo particolare in Italia, riempiendoci sempre la bocca di un termine che ormai è diventato un fantasma, che non ha più una concreta realtà, e quella invece che, se ho capito bene, intendono mettere su in qualche modo, già lo stanno facendo, nel Kurdistan, no, nel Rojava. Ecco, dove lei appunto dice c'è tutta un'altra concezione della democrazia, immagino autentico potere di popolo. Intanto nel processo rivoluzionario sarebbe ipocrita pensare a un autentico potere del popolo, perché come dicevo il popolo frastagliato, diviso, ha delle contrapposizioni al suo interno, c'è chi ama la rivoluzione, c'è chi la odia, c'è chi se la augura, c'è chi la detesta, e quindi diciamo che posso spiegarlo con un episodio. In Rojava, come molti sanno, ci sono tanti militanti internazionali, molti dei quali vengono anche dall'Europa, molti ci vanno perché già hanno un'attitudine critica magari proprio verso la democrazia europea, e sono attratti da questa rivoluzione così tanto magnificata ma anche così poco raccontata, di cui si capisce appunto non molto. E c'è stata un'occasione nella città di Kamish in cui è stato organizzato un seminario proprio del movimento della società democratica, era credo aprile, in cui una militante di questo movimento, con l'ausilio di una traduttrice in inglese, ha fatto due giorni interi di spiegazione su quella che è la loro concezione della democrazia. E diciamo che penso alcuni militanti o attivisti, non so, che venivano dall'Europa, come dire, erano un po' turbati da questo tipo di argomento, perché una cosa che dà fastidio a molte persone che criticano la democrazia come sistema di potere in Europa o negli Stati Uniti è che per esempio il Movimento Confederale faccia sempre uso di questo termine democrazia, e le stesse forze siriane democratiche si chiamino in questo modo, che sembrano voler in qualche modo ammiccare come dire all'Occidente, da un punto di vista che peraltro non gli conviene neanche tanto vista la regione in cui si trovano, e comunque sembra un po' appunto quasi un'importazione coloniale pura e semplice di un termine che comunque ha a che fare con la storia dell'Europa in primo luogo, di quello che chiamiamo talvolta Occidente. E questa donna ha spiegato che per il movimento della città democratica in Rojava la democrazia è uno stato di cose che si basa su quella che loro chiamano una società etica, ossia una società costruita su rapporti etici. I rapporti etici per loro sono quelli che non necessitano di un'autorità esterna per consolidarsi, ma sono basati dai semplici bisogni delle persone che si incontrano nella necessità di dover risolvere dei problemi. Questo tipo di condizione per loro esisteva nell'era neolitica, e in particolare esisteva in Mesopotamia, nella regione dove oggi c'è la guerra, dove loro dicono le persone si organizzavano in questo modo, anche a causa del tipo di economia, del tipo di territorio, del tipo di organizzazione sociale che si era sviluppata, che inoltre loro aggiungono era una società matriarcale, non era una società patriarcale come si è sviluppata in seguito. Dicono il tipo di organizzazione invece opposta, che non è quella della società etica, ma è quella della società statale, è stata introdotta dai Sumeri. I Sumeri, che hanno conquistato le restanti popolazioni della Mesopotamia, hanno imposto un'organizzazione della società fino a quel momento sconosciuta, basata sulla città-stato e sulla casta sacerdotale come elemento associato appunto con la centralità del tempio nella nuova costruzione di una realtà urbana. E loro dicono anche in quel periodo che la religiosità animista o diciamo panteista, in livello un po' così generale, che poteva esistere precedentemente, è stata sostituita da questa visione della religiosità
successiva in cui c'è una contrapposizione tra il mondo e Dio, che rispecchia la contrapposizione tra il sacerdote, capo di Stato, e il popolo, tra il Tempio e la città, e via dicendo. Loro dicono questa, diciamo, il nucleo di questa concezione sumera dell'organizzazione sociale non è più cambiato fino a oggi, salvo a essere stato interessato da tutta una serie di evoluzioni, di cambiamenti, ma ha rappresentato quello che loro chiamano la deviazione del fiume della storia in un rivolo separato, che ha deviato da quello che era il modo in cui l'umanità stava cercando di svilupparsi, e per l'interesse di una minoranza maschile che si è appropriata delle ricchezze dell'elemento militare, ha deviato nella costruzione statale poi capitalistica, che ha poi anche, per esempio, significato il dominio assiro su quella regione, il dominio persiano, il dominio greco, successivamente la conquista arabo-islamica, e ancora successivamente la spartizione coloniale, prima delle potenze europee e poi degli Stati Uniti, di quella regione. Quando questi europei che si trovano nel seminario hanno sentito questa concezione, a parte che io mi sono spaventato perché erano tutti d'accordo, io ero l'unico che avevo dei dubbi e non lo so, venivo trattato come un nemico del popolo all'interno di quel consesso, mi sono un po' stupito, visto che erano gente che veniva dall'Europa e magari poi in Europa non aveva mai pensato di dire cose del genere, poi però calata in un contesto diverso sentiva in dovere di annuire su qualsiasi cosa si dicesse. Questo anche, secondo me, la dice lunga su tante cose rispetto a alcuni caratteri europei, ma fatto sta che la reazione è stata di sollievo da parte di molti di loro. Hanno detto: meno male, noi pensavamo che voi voleste in qualche modo la democrazia dello Stato, la democrazia rappresentativa, la democrazia costituzionale così come c'è in Europa e negli Stati Uniti. Perché allora usate il termine democrazia che ci fa venire questa paura che voi volete soltanto imitare i sistemi che producono danni dove siamo noi, che in qualche modo parlano di potere del popolo ma in realtà espropriano il popolo di qualsiasi potere in maniere sofisticate? Noi facciamo fatica a contrapporci, a criticarlo, perché il suo armamentario ideologico è molto forte. Voi fate riferimento alla vostra rivoluzione usando questo termine, e in qualche modo questo dovrebbe essere modificato, dovreste usare un altro termine per far capire meglio questo. Questa donna ha risposto: noi siamo totalmente contrari a questa prospettiva di smettere di utilizzare il termine democrazia. Qualcuno gli ha anche detto: ricordiamoci che il termine democrazia non viene dal nulla, che ha una radice etimologica, che è collocata in una fase storica e geografica ben precisa, e quindi nell'antica Grecia, dove lo Stato è come se esisteva, dove si è formato il mito anche in una certa forma di Stato, o anche la scienza in una certa forma di Stato. Quindi com'è possibile separare la democrazia dallo Stato? E loro, la ragazza ha detto: per quanto sia un paradosso utilizzare un termine che è stato coniato per descrivere una forma di Stato, per descrivere una forma che non vuole più, sia pur gradualmente, avere a che fare con questa vecchia concezione, per quanto sia un paradosso, questo paradosso è necessario, perché nel regno del linguaggio è possibile attuare due tipi di strategia. Una è quella di creare un nuovo linguaggio, che però non verrà compreso da nessuno e farà un'enorme fatica a insinuarsi tra le persone, e sarà molto facile per il nemico anche relegare questo linguaggio nei margini, in delle zone d'ombra o comunque in dei ghetti, in delle riserve indiane linguistiche, dove soltanto certe persone si capiscono e parlano di teorie che non riescono a comunicare con le persone. Oppure è possibile entrare nella mischia del linguaggio che già si usa e riuscire a curvare i termini in una dimensione nuova, sfruttandone anche tutto il potenziale semantico, tutta l'ambiguità, e quindi riuscire a insinuarsi all'interno del discorso democratico, per fare appello anche a tante persone che, sentendo parlare di democrazia in totale buona fede, sono d'accordo, perché sentono che c'è qualcosa in questo termine di positivo, che c'è un'apertura in questo termine, e tuttavia nel momento in cui poi si avvicinano alla concezione che noi abbiamo di questo termine, sono costrette a mettere in discussione quello che è la loro abitudine intellettuale rispetto alla concezione della democrazia, appunto come potere del popolo o come relazioni sociali che si sviluppano in autonomia all'interno della popolazione.
Quindi questo per sintetizzare e come mi è stata spiegata la loro concezione. Riguardo a quello che si può fare, intanto io non sono, lo dico per correttezza, non parlo come rappresentante di alcuna organizzazione, ed esistono delle organizzazioni kurde in Italia che si fanno carico di quello che è possibile fare, purtroppo da un certo punto di vista non è molto. Una è Wikionlus, l'ufficio di informazione del Kurdistan in Italia, che non fa soltanto informazione ma cerca anche di organizzare degli aiuti, e l'altra è la Mezzaluna Rossa Kurda, che è l'unica organizzazione di cui ci si può fidare rispetto all'operato che fa nel nord della Siria. Io penso che l'emergenza fondamentale sia quella sanitaria, non soltanto perché molte persone che si ammalano non possono curarsi, perché le risorse non sono sufficienti da questo punto di vista, ma soprattutto perché il problema più grosso è quello dei combattenti, della guerra, dei feriti e di tante vite umane che potrebbero continuare, invece si fermano perché non c'è la possibilità materiale di affrontare delle ferite di un certo tipo che in qualunque altra situazione sarebbe possibile curare. Invece non ci sono le strumentazioni, non ci sono negli ospedali di Yepege, non so, ad Assaka, io ho visitato l'ospedale, ho intervistato le infermiere, cioè mancano addirittura gli antidolorifici, quindi così come mancano i materiali per fare anestesie, quindi anche soltanto andare sotto i piedi dopo aver ricevuto una ferita è comunque già qualcosa di terribile, e non sempre le persone appunto riescono a salvarsi. Quindi io dico, la cosa veramente su cui secondo me sarebbe importante concentrarsi è la possibilità di far arrivare delle competenze mediche, quindi dei medici o delle persone disposte a svolgere la funzione di infermieri, ben sapendo che svolgere questa funzione in quello scenario non è facile, e sicuramente dei medicinali o delle attrezzature. Naturalmente l'embargo che è stato deciso dal Kurdistan iracheno rende questo estremamente difficile, tuttavia se qualcuno vuole mettersi nel progetto di fare questo, e dovrà lottare molto per riuscire a farlo, ma io credo che sia possibile farlo ed è la cosa più importante. Per quanto riguarda i combattenti internazionali, ci sono e sono tanti, e purtroppo non sono sicuramente abbastanza, soprattutto non sono comparabili a quelli che sono stati i miliziani internazionali che si sono uniti allo Stato Islamico nel corso di questi ultimi anni, benché adesso dopo la battaglia di Manbij, la conquista di Manbij, e aver debellato quel corridoio, quel centro di snodo logistico strategico per lo Stato Islamico, i miliziani internazionali sono fondamentalmente ridotti a zero, perché non esce più una facilità come prima a raggiungere lo Stato Islamico appunto. Tuttavia c'è stato un afflusso addirittura di un migliaio, così si dice, poi sono cose che bisogna prendere con le pinze, di un migliaio al mese allo Stato Islamico nel primo periodo, di 500 successivamente. Purtroppo quello dei combattenti internazionali nelle YPG non è paragonabile a queste cifre, tuttavia è una presenza molto consistente, molto importante, che dà uno spettro veramente diversificato e affascinante di quello che è l'Occidente, per esempio, di una serie di soggetti che fanno questa scelta, che sono i più disparati, che non hanno nulla in comune tra di loro. Uno di questi combattenti mi ha detto: l'unica cosa comparabile a stare in mezzo agli internazionali degli YPG sono quegli ostelli a Londra e in altre grandi città, dove davvero non capisci da dove possono essere arrivate quelle stesse persone nella stessa stanza, ed effettivamente è così. Poi io e altri italiani non li ho visti, non sono a conoscenza se ci siano altri italiani, ma sicuramente ci sono molti europei,
e credo che nonostante continui un atteggiamento ambiguo da parte delle nostre istituzioni rispetto a chi compie questa scelta, penso che sia una scelta che va assolutamente rivendicata e penso che sarà comunque un fatto che storicamente comunque sarà importante il fatto che ci siano comunque un certo numero di persone che provengono da una società non interessate delle guerre e che si spendono in quel tipo di scenario. Tutto questo, ripeto, andare in Rojava non vuol dire necessariamente andare per combattere, ci sono tante altre cose fondamentali che è possibile ed urgente fare e ripeto, quella sanitaria o quella politica, se qualcuno si vuole come dire, impegnare su questo piano, sono altrettanto importanti. Di sicuro il fatto del rapporto tra la teoria e la pratica è comunque dato molto dell'esperienza, quindi in un certo senso è anche complesso teorizzarlo e persino descriverlo, ma è evidente che delle persone, voi immaginatevi delle persone che quando sono riuscite a scacciare tra 2012 e 2013 tutta una serie di forze reazionarie dal nord della Siria, poi sappiamo nel 2014 sarebbe arrivato lo Stato Islamico e ricominciata un'altra storia, ma prima si sono trovati appunto questo territorio da autogestire, ma autogestirlo voleva dire mettersi d'accordo tra persone che avevano dei rancori, dell'odio, del disprezzo reciproco talmente grande, parlo per esempio di clan arabi e ricordiamoci che in Medio Oriente la famiglia è la struttura sociale più importante, non è la famiglia nucleare come da noi, ma è il clan che può arrivare a comprendere 1.000, 10.000, anche 20.000 persone che possono essere sparse tra diversi paesi anche. Ebbene, certi clan come forze sociali fondamentali di quella regione che di per sé non avevano nessun interesse a mettersi d'accordo con non soltanto quei curdi che magari disprezzavano per i soliti pregiudizi che ci sono in questi casi, ma soprattutto con i rivoluzionari curdi, maggiormente disprezzati perché considerati atei, perché appunto hanno queste strane idee rispetto alle donne, eccetera. E questo ha significato ai militanti della rivoluzione sedersi assieme a queste persone, che sono di fatto, per certi aspetti dovrebbero essere nemici, e trovare un compromesso. Questa è la pratica che mette in discussione, non mette in discussione la teoria, se si teorizza questo modo di fare, ma sicuramente mette in discussione una valanga di teorie, cioè per esempio credere che sia possibile fare una rivoluzione senza confrontarsi con la realtà. Spesso noi qua pensiamo che confrontarsi con la realtà sia riuscire a confrontarsi col quartiere, e infatti qua già, dato il livello di alienazione politica e teorica che c'è in Europa, già l'idea di confrontarsi con il proprio quartiere per esempio è un fatto molto positivo. Ma in realtà quando ci si trova su dei livelli che trascendono enormemente questo, su dei livelli in cui c'è milioni di persone coinvolte, centinaia di gruppi armati e decine di potenze, stati, eserciti,
che si contendono un'area, è chiaro che l'esperienza a livello pragmatico scatta su un altro livello, quindi questo diciamo penso sia l'aspetto dell'esperienza, che però non è che l'esperienza, non è che il fatto di aver creato per esempio un'amministrazione autonoma cantonale, che ne so, nel cantone di Cizire, dove per esempio è tipico questa intesa con questi clan arabi, per esempio con un importante clan beduino che ha completamente cambiato la storia del nord della Siria con la sua decisione, per motivi d'onore, di combattere contro lo Stato Islamico, per un delitto d'onore, e non finirà mai più questa lotta contro lo Stato Islamico per un episodio. Questo ha cambiato tutta la storia della guerra in quella regione. E naturalmente il fatto di avere a che fare, costruire assieme le nuove forme sociali con delle persone che non sono abituate e soprattutto con delle persone che non pensano spesso io cosa ne penso di questa cosa, ma sempre pensano cosa il mio clan pensa di questa cosa, cosa il mio capo clan, qual è stata la decisione del mio clan. Perché non è che ovunque c'è ovviamente una cultura sociale come maturata per ragioni specifiche, contingenti, per esempio in Europa, con l'individualismo, la mentalità liberale e tutta una serie di conquiste peraltro che sono costate anche in Europa, guerre, morti, eccetera. Ma lì questo non è diffuso, questo è anche uno dei tanti motivi per cui era folle il progetto di Bush di esportare delle forme occidentali in quei luoghi, perché la rivoluzione per esempio lì non vuole esportare nulla, lì vuole partire da queste dimensioni, riuscendo a recuperarne quello che magari viene considerato l'origine di autogoverno, l'origine anche di rifiuto dello Stato che è già presente in Medio Oriente per tutta una serie di ragioni complesse, e riuscire a indirizzarlo in una certa direzione, ma ci vuole un'enorme pazienza per raggiungere dei piccoli risultati, sono necessari dei sacrifici enormi anche in termini appunto di vite umane, ma anche di sforzi, eccetera. Dopodiché, e con questo finisco di risponderti, c'è anche un altro aspetto, cioè soprattutto per dei ragazzi che decidono di abbandonare la loro famiglia per sempre, perché questa è la decisione che comunque è richiesta ai militanti del Partito di Unione Democratica, di cui una gran parte sono anche, come dire, se vogliamo, un'avanguardia degli MPG. Viene richiesto questo, viene richiesto di abbandonare per sempre l'idea di avere una relazione sentimentale e viene richiesto di dedicarsi esclusivamente alla guerra, e sanno che questa richiesta comunque non dovrebbe impegnarli più di uno o due anni, perché questo appunto in media è quanto uno riesce a sopravvivere in una guerra come quella siriana, e io vi assicuro che nessuno di questi ragazzi ha voglia di mettere in discussione la teoria del partito, perché non è possibile, non è pensabile psicologicamente. È necessario avere davanti una verità, anche se fossero interiormente convinti che ci sono delle cose, devono resistere psicologicamente, devono riuscire a resistere appunto dopo che il loro migliore amico è morto, devono continuare la vita di tutti i giorni e per la sua memoria continuare a combattere. Non si possono permettere alcuna, non vogliono, non è quello che gli interessa. Questo è un fatto ovviamente che ci può far discutere, ma è una dimensione esistenziale così lontana, così incompatibile con la nostra, che alcune nostre preoccupazioni è un bene che noi le abbiamo, perché vuol dire che noi possiamo averle, e dobbiamo sempre ricordarci di quanto è un privilegio poter avere questo genere di preoccupazioni. Anche per questo abbiamo il dovere di approfondire le nostre idee, eccetera, ma purtroppo nello scenario di guerra molte cose cambiano completamente di significato, diciamo. Esiste, è autorevole, o se un'altra etichetta di qualcosa di esiste.
per chi vuole informarsi su quello che accade in Siria, questo sito è uno degli strumenti che ci sono, ma ovviamente non può essere, non deve essere l'unico. Il motivo è che dire che non abbia degli informatori sul terreno non è vero, perché altrimenti non potrebbe dare delle notizie vere e dettagliate su alcune cose anche molto specifiche che capitano, anche spesso molto interessanti, che permettono di conoscere per esempio alcune evoluzioni del fronte islamico e dei diversi gruppi islamisti, dei loro rapporti, eccetera. Ma appunto bisogna sapere che non è un sito che dà una... perché il nome lo fa sembrare come sempre un qualcosa di neutrale, come sempre quando si parla di diritti umani, un po' stupidamente devo dire, mentre invece non è un sito che non è schierato, è un sito vicino alla coalizione nazionale siriana, che è l'evoluzione del Consiglio Nazionale Siriano, che fu creato nell'estate del 2011 su, diciamo, pressione del Qatar in particolare, dal momento che in Qatar il governo è influenzato dall'ideologia dei fratelli musulmani e il Consiglio Nazionale Siriano era fondamentalmente Faisak al-Sham, cioè i fratelli musulmani in Siria, più altri gruppi, e si è poi ulteriormente allargato ad altri gruppi creando un anno dopo, nel 2012, la coalizione nazionale siriana. È una realtà che in Siria non ha una presenza, parliamo di persone che vivono all'estero, non solo che non hanno mai combattuto, ma non hanno neanche mai vissuto la situazione siriana, in esilio magari per dissidi con il governo da molti anni, spesso molto ricchi e che vivono una vita molto agiata all'estero, per questo odiati dalla popolazione siriana, ed è questo uno dei motivi per cui c'è stata l'evoluzione della guerra civile di cui parlavo prima. Perché l'esercito libero siriano, quando esisteva, 2011-2012, su pressione statunitense, turca, qatariota e saudita, ha cercato come, diciamo, sua controparte politica, non controparte, sua, diciamo, facciata politica, questa coalizione nazionale siriana, di cui in qualche modo voleva diventare il braccio militare in Siria. E questo gli ha allenato tutte le simpatie di gran parte della popolazione, soprattutto più povera, che... cioè, ma perché questa gente che non ha mai vissuto le nostre difficoltà, che non è nemmeno qua mentre noi veniamo bombardati a combattere o almeno a rischiare quello che siamo noi, dovrebbe essere il nostro rappresentante politico? Quindi si può immaginare invece il miliziano salafita pronto a suicidarsi, a farsi esplodere per la causa rivoluzionaria, della sua rivoluzione teocratica, è molto più nelle corde di una magari mare di proletariato siriano che cercava comunque nel vuoto anche, credo in molti casi, e per quello che ho visto è così, vuoto, diciamo, di formazione come la possiamo conoscere noi qui, formazione culturale proprio in senso di Brescia, nel senso che io la maggior parte delle persone che ho conosciuto, anche con cui ho combattuto, erano analfabete, non sapevano neanche leggere e scrivere, quindi questa è comunque la situazione in cui una popolazione è stata lasciata dal suo Stato e prima dalle potenze coloniali. Ebbene, l'Osservatorio per i diritti umani rappresenta una realtà in esilio che è vicina, diciamo, a quella che viene chiamata opposizione siriana, che all'interno dell'opposizione siriana reale non conta nulla, ma effettivamente ha dei contatti sul campo che gli danno delle notizie, anche a volte interessanti, su cosa succede soprattutto nelle aree controllate dal fronte islamico e da questo genere di realtà. Una cosa che volevo chiedere era anche
ho riletto in teoria sul sistema diciamo, sociale e economico che si sta instaurando nei territori liberati, e in particolar modo sul sistema universitario e sul sistema di distribuzione delle risorse. Dunque, per quanto riguarda la prima domanda, diciamo che quando si vive all'interno di una rivoluzione si tocca con mano che la rivoluzione non è quello a cui lo spettacolo occidentale, l'industria culturale occidentale ci ha abituato, e forse anche un po' l'Accademia ci ha abituato a pensare in merito alle rivoluzioni. Quindi faccio l'esempio dell'Egitto: quando in Egitto abbiamo visto a Piazza Tahrir e nella città, al Cairo, ad Alessandria, quella grande insurrezione di massa, molti di noi hanno pensato a una rivoluzione. In effetti sicuramente l'intenzione di tutte quelle persone era fare una rivoluzione. La stessa cosa è accaduta quando gran parte della Siria si è sollevata contro il regime. Tuttavia in realtà quella è appunto una rivolta. Se c'è un soggetto o più soggetti politici che la fomentano, che magari intervengono, possiamo considerarla anche un'insurrezione, se si prolunga eccetera, ma non è una rivoluzione. Perché si parli di rivoluzione è necessario che ci sia una concezione condivisa tra le persone rispetto a, appunto, a chi è il nemico e a qual è il cambiamento più o meno che si vuole realizzare. Ed è qui che la storia della Siria, così come poi la storia dell'Egitto, si divide. Cioè, non è che si può contrapporre la rivoluzione siriana, per esempio, al governo siriano. Anzi, oggi lo vediamo bene quello che sta succedendo ad Aleppo, a nord di Aleppo, eccetera. La lotta più cruenta è tra le diverse rivoluzioni siriane, perché la rivoluzione islamica o teocratica, come la vogliamo chiamare, porta davanti dal fronte islamico Idlib e dallo Stato islamico lungo l'Eufrate, sono già due cose diverse tra di loro, perché in un caso si vuole costituire il califfato, nell'altro caso invece si vuole attendere e si vuole costituire il califfato in una fase successiva. E comunque sono due rivoluzioni, perché hanno di fatto azzerato la presenza dello Stato in alcune regioni e l'hanno sostituita con istituzioni nuove, quindi a tutti gli effetti si tratta di rivoluzioni, per quanto sia un paradosso reazionario. E poi invece, per dire, c'è la rivoluzione confederale, che ha tutto un altro genere di progetto, tutto un altro fine, quindi anche quando si rapporta con le popolazioni o quando si rapporta con persone che la vedono diversamente, si rapporta in un modo che è determinato anche dal diverso fine che si ha. Quindi non taglia le mani o le teste, non butta gli omosessuali dai palazzi, non ha, perché è un'altra concezione del tipo di società che si deve costruire. Ma nel momento in cui appunto ci sono delle forze rivoluzionarie che magari hanno visioni antitetiche che si inseriscono in un processo di sollevazione, c'è poi il fenomeno della guerra civile, che non a caso storicamente vediamo che è stato associato molto spesso nella storia alle rivoluzioni. E quindi non so se ho risposto, però questo, diciamo, è un po' il punto, cioè di vedere la complessità e anche la lunghezza temporale della rivoluzione, che prosegue ormai da 5 anni e che andrà avanti ancora, potrebbe essere sconfitta o potrebbe prevalere, ma ce n'è in realtà più di una, e tra di loro sono incompatibili, al punto che le forze confederali non hanno dubbio su chi sia il primo nemico in Siria. Il primo nemico è la teocrazia che si è instaurata lungo l'Eufrate e che si è instaurata purtroppo anche nella provincia di Idlib. In secondo piano c'è anche il regime siriano, con cui i degli YPG si confrontano e combattono, ma come dire, le cose sono si complicano, come dire, si diramano in questo modo. Per quanto invece riguarda la seconda domanda, in particolare, se non ricordo male, riguarda il sistema universitario, diciamo che il tipo di socialismo, come lo chiamano i militanti del Movimento per la Società Democratica, che loro stanno costruendo in Rojava, intanto fa tesoro di quello che loro considerano essere un insegnamento storico fondamentale, cioè il fallimento, non totale, ma sicuramente un fallimento infine delle esperienze socialiste del XX secolo,
di cui l'esempio più importante è l'Unione Sovietica, quindi non è stato imposto per esempio un certo tipo di sviluppo economico rispetto a un altro. Il Movimento per la Società Democratica promuove un certo tipo di sviluppo economico improntato alla costruzione di cooperative e o di comuni, che sono una cosa un po' diversa su cui si può approfondire, che comunque sono basate su un criterio egualitario, estremamente egualitario, e sulla condivisione, come dire, dello sforzo produttivo e anche della ricchezza. Tra l'altro questo esperimento si può svolgere più facilmente in una realtà come quella curda nel nord della Siria, che anche paradossalmente per una penetrazione minore del capitalismo moderno, a causa della depressione economica in cui è stata lasciata per essere dominata dalla Repubblica Araba Siriana, aveva già l'abitudine a vivere secondo delle abitudini comunistiche a livello di villaggio e di quartiere, quindi per molte persone non è una grossa novità, si tratta soltanto di cercare di svilupparla, di ingrandirla, di dargli un'organizzazione complessiva. E questo è sempre il movimento che lo porta avanti, sono i militanti organizzati nel movimento. E invece per quanto riguarda le università è un'altra cosa molto interessante, perché effettivamente sono state create delle accademie, così si chiamano, in Rojava, solo che quando si capisce come funzionano queste accademie indubbiamente si ha un attimo di shock, nel senso che intanto sono a numero chiuso, e soltanto sono completamente gratuite e si fanno carico di tutti i bisogni degli studenti, ma ciononostante non fanno, come dire, fanno un discrimine all'ingresso degli studenti su una base così valutativa delle capacità o della, diciamo, volontà e della determinazione che la persona ha nel avere il privilegio di poter ricevere un'educazione, cosa che davvero è l'aspetto fondamentale e una delle cose che in assoluto mi hanno cambiato di più in questo viaggio, è rendermi conto stupidamente alla mia età che non è scontata la situazione che c'è in Occidente da questo punto di vista, che ci sono dei livelli di ignoranza appunto proprio dal punto di vista pratico, materiale, in queste regioni del mondo che per noi non sono neanche inimmaginabili. Quindi la persona che ha ricevuto il privilegio per esempio di seguire anche soltanto un seminario organizzato dal movimento, perché è accettata in questo seminario, poi ne parla per strada al mercato con gli altri, viene vista con un'ammirazione, una deferenza e un sentimento, come dire, di quasi di adorazione da parte delle altre persone, che iniziano letteralmente a pendere dalle sue labbra. Tipo, tu hai ricevuto la PRUSD, hai ricevuto l'educazione, hai potuto partecipare a questo tipo di seminari, e basta appunto magari un seminario di un mese, due mesi per poter avere questo status, aver riconosciuto questo status culturale. Le accademie per adesso riescono ad assicurare chi una, chi due anni di corso di studi, a causa della guerra ovviamente non è facile migliorare questa situazione, ma la rivoluzione vuole portarle agli standard, diciamo, simili a quelli nostri, quindi 4-5 anni di corso di studi. Concludo solo dicendo, gli studenti si svegliano alle 5 del mattino, fanno sport dalle 5 alle 6, alle 6 fanno colazione, alle 6.30 alle 7 iniziano le lezioni che durano fino alle 11, alle 11 si uniscono per il pranzo e hanno il tempo libero fino alle 2 del pomeriggio, dopodiché ricominciano le lezioni fino alle 6, alle 6 c'è la cena, dalle 8 alle 10 hanno due ore per restare assieme, leggere dei libri, quello che gli pare, e discutere di quello che hanno imparato durante il giorno, e poi si vanno a coricare, e è così che è organizzata l'Accademia. E tra l'altro, se tu decidi di far parte dell'Accademia, puoi uscire dall'Accademia nel weekend, ma durante la settimana devi rimanere non dentro l'edificio, ma comunque anche tra il giardino e l'edificio, comunque dentro l'Accademia. Perché ho chiesto, ho anche pubblicato l'intervista, perché se una persona vuole maturare la sua nuova personalità e vuole essere in grado di essere, come dire, al servizio di questa esperienza
collettiva che stiamo facendo, che dobbiamo, abbiamo la responsabilità di promuovere in Rojava, e quindi vuole ricevere il privilegio dell'educazione, deve come minimo essere in grado di alienarsi completamente dall'alienazione della città, di concentrarsi esclusivamente sullo studio, di vivere completamente in comune con le sue compagne e i suoi compagni di corso, e senza avere altri generi di interessi, altri generi di distrazioni. Quindi soprattutto pensando alle mobilitazioni universitarie qua a Palazzo Nuovo, che anche io ho fatto, il tipo di organizzazione della vita, della giorno e della notte che c'è, è chiaro che la critica, come dire, in una trasmissione del sapere, come si è sviluppata in Europa, e poi la critica che c'è invece in Medio Oriente, quando uno vede una rivoluzione là, è diversa. Degli Stati Uniti, il movimento rivoluzionario curdo, che non va identificato con la società curda nel suo complesso, rappresentandone una parte politica, appunto per esempio il partito al potere del Kurdistan iracheno, di tutt'altra orientamento, appunto conservatore, di destra, eccetera. Ma per quanto riguarda il movimento rivoluzionario, è stato sicuramente un po' strano trovarsi in questa situazione di collaborazione sul campo con l'esercito statunitense, perché il nemico per eccellenza in tutta la storia del movimento curdo era sempre stata la NATO, rappresentata in Medio Oriente dalla Turchia, e in particolare gli Stati Uniti, considerati il primo responsabile della situazione curda e della situazione palestinese e delle situazioni in generale che si vivono in Medio Oriente. Quindi io ho potuto vedere direttamente che effettivamente i combattenti curdi vivono sempre un po' col sorriso sulle labbra questo tipo di situazione, un po' con una sensazione del tipo guarda un po' come dire, che cosa doveva succedere, come strano il mondo, ci troviamo in questa situazione. D'altra parte, nella situazione di guerra non c'è possibilità di scegliere, come dire, nella situazione oggettiva che si viene a creare, qual è la forza che in quel momento ha interesse a offrire una collaborazione. Naturalmente ci possono essere delle discriminanti, ma nessuno ha mai, credo, pensato nel momento rivoluzionario curdo che il supporto offerto dall'aviazione statunitense, ma anche britannica, francese, australiana, da Kobane in poi, inizialmente molto sporadico, ultimamente più regolare, potesse essere rifiutato, nel senso che sia la responsabilità dei risultati militari e sia anche la responsabilità di salvare delle vite umane. Quindi non è
non fa assolutamente problema. Io ho anche intervistato un comandante del PKK a Mahmur in Iraq, e lui ha detto: queste forze perseguono fini diversi dai nostri perché sono animati da un'ideologia di tipo capitalistico. Noi invece siamo per una rivoluzione di altro tipo, per una rivoluzione socialista, in particolare democratica, appunto, per ora considerano che questo sia in contraddizione con il capitalismo. Di conseguenza la nostra collaborazione attuale, e loro parlano dell'Iraq in quel momento perché di sicuro non c'è certo collaborazione rispetto alla Turchia tra il PKK e gli Stati Uniti, la nostra collaborazione attuale che c'è stata per esempio nella liberazione di Shingal è dovuta a ragioni umanitarie. Quando ci sono delle grosse crisi umanitarie è anche possibile che per realtà che sarebbero contrapposte tra loro possano avere una collaborazione. Dopodiché questo è anche un momento particolare, delicato per questo tipo di relazione, perché io sono stato testimone direttamente proprio di questa crisi, nel momento in cui dopo la liberazione di Membiç, la Turchia 4 giorni dopo ha invaso Jarablus, dopo pochi giorni ha invaso Arraj e quindi si è appropriata di un pezzo di Rojava, minacciando inizialmente le YPG di un'aggressione, successivamente aggredendo le YPG in più occasioni con i propri mortai e anche con le proprie aviazioni, causando decine di vittime per i combattenti degli YPG in quell'area, oltre a mitragliare tutto il confine e i civili, le macchine che passano lungo il confine, le persone, le signore che passano con la spesa lungo il confine, mitragliate dai soldati turchi di confine. Queste cose che sono successe per tutta l'estate, sfido chiunque ad aver avuto notizia di questo. È chiaro che il movimento del Rojava ha ben presente che dietro la Turchia ci sono gli Stati Uniti, non fosse altro perché gli Stati Uniti stessi affermano questo, e nella contraddizione finale in cui è riuscita ad arrivare la politica estera di Obama, io spero nessuno vorrà ricordare come un grande presidente, perché non è stato assolutamente un presidente che abbia portato avanti le logiche di libertà nel resto del mondo, tutt'altro. Ebbene, la contraddizione massima in cui, quando le forze turche o filoturche e le forze siriane democratiche sono trovate a fronteggiarsi a nord di Membiç negli ultimi giorni di agosto, Brett McCurk, cioè il comandante in capo della coalizione contro l'ISIS, ha detto: invitiamo i nostri due partner, cioè la Turchia e le forze siriane democratiche, a dare la priorità al nostro inteso non come Stati Uniti, ma nostro come tutti noi, vero nemico dello Stato Islamico, e a non impegnarsi in delle scaramucce tra di loro, come dire, che non aiutano la lotta contro lo Stato Islamico. Ora, magari non so che effetto facciano voi queste parole, posso assicurarvi che lì fanno l'effetto, come dire, ancora una volta, di un disprezzo che il mondo occidentale ha per il Medio Oriente, per la sua storia, per i suoi conflitti, per i suoi bisogni, che è infinito, e di cui le popolazioni mediorientali, ma non i curdi, ma anche gli arabi, anche gli assiri, anche i turchi, credo in generale, abbiano ormai la convinzione che come Occidente noi siamo irrecuperabili, che non riusciremo mai a mostrare rispetto per le loro dinamiche, che sono spesso dinamiche create dai nostri governi. Quindi in questo momento gli Stati Uniti, sostenendo l'invasione turca della Siria, e con questo arrivo anche alla seconda domanda, hanno indubbiamente messo in crisi quello che era un rapporto che appariva idilliaco per un anno circa, almeno sul piano militare, tra le forze siriane democratiche e la loro aviazione. E dico solo velocemente un'altra cosa perché è importante: nella battaglia di Membiç io non sono in grado di dire, perché è impossibile valutare queste cose, in quelle situazioni l'unica cosa che si percepisce di essere un moscerino all'interno di un universo che non si può controllare, e ci si sente veramente all'interno di una guerra globale e vittima tu stesso di logiche che non puoi controllare, benché sei convinto e sai quello che stai facendo. Ma i bombardamenti dell'aviazione della coalizione ci sono stati, indubbiamente sono stati efficaci e importanti per la liberazione di quella città. Devo anche dire che hanno sempre, per quello che io ho potuto vedere, bersagliato gli obiettivi che loro
già da prima per la loro intelligence sapevano dove erano collocati ed erano verosimilmente depositi di armi o nascondigli di miliziani o vertici dello Stato Islamico, principalmente collocati nel centro della città. Ma quando si era impegnati negli scontri diretti tra le forze siriane democratiche e lo Stato Islamico nella lenta conquista della città, io non sono mai stato testimone di un supporto aereo. Tutti quelli con cui ho parlato mi hanno confermato la stessa cosa e dei compagni impegnati nel movimento curdo hanno anche espresso la loro valutazione molto, come dire, distaccata, che chiaramente gli Stati Uniti volevano che le forze siriane democratiche, dopo un anno di successi, si rendessero conto di quanto hanno bisogno di un supporto aereo per riuscire a avanzare contro un nemico, lo Stato Islamico, che dispone di un armamento molto superiore a quello delle forze siriane democratiche. E quando ci si accorge che la guerra contemporanea si gioca su questi messaggi psicologici, su questa inclusione differenziale della guerra, dove c'è un livello top, che è quello del pilota che parte dal Kuwait e nel giro di 3 ore porta a termine la sua missione in Siria con il GPS, con l'aria condizionata, con la bibita, magari all'interno dell'abitacolo, e torna indietro, e invece i ragazzi che si massacrano letteralmente nelle strade in delle forme preistoriche. Si capisce anche qual è la gerarchia nel mondo di oggi, si capisce perché appunto poi il capo della coalizione che dice no, non combattetevi tra Curdi e Turchia, perché noi da Washington abbiamo deciso che in questo momento è lo Stato Islamico che combatte con le nostre armi, che dalla Libia abbiamo mandato in Siria per fomentare questo genere di movimenti, e in questo momento è l'unico che noi vi diciamo che è il momento. Sono cose che comunque sono difficili da accettare, chiaramente anche per chi combatte in quegli scenari. Adesso chiaramente la Turchia sta, in questi ultimi giorni, il presidente Erdogan sta cavalcando una retorica molto sopra le righe, dicendo che l'obiettivo della Turchia non era in realtà la creazione di una zona cuscinetto per i profughi, impedire ai terroristi delle forze siriane democratiche di congiungere i loro 2 cantoni, impedire che venisse tagliato i rifornimenti a quella che loro considerano una legittima opposizione siriana, ma era il rovesciamento del governo siriano. Questo ha detto Erdogan 2 giorni fa. Questo credo abbia a che fare anche, secondo me, una mia analisi personale, col fatto che Obama sarà alla Casa Bianca ancora per 2 mesi o poco più, e poi c'è l'incognita di quello che la nuova amministrazione americana avrà come politica estera sulla Siria, perché quello che è stato detto da Trump in campagna elettorale era un completo ribaltamento della politica estera sulla Siria, e quindi tagliare fondamentalmente la collaborazione con la Turchia, cessare ogni sostegno a tutte le milizie integraliste che agiscono in Siria, addirittura, cosa però che quasi tutti i presidenti dicono prima di essere eletti, anche pieno sostegno ai più grandi guerrieri del Medio Oriente, che sono i curdi, eccetera. Verosimilmente le cose non si sa come andranno, ma io credo che Erdogan si stia anche facendo, cioè diciamo che credo che pensa che questi 2 mesi sono i 2 mesi in cui ancora può cercare di portare avanti per raggiungere il massimo di risultati. Quello che sta facendo in questo momento, come dicevo all'inizio del mio intervento, è proteggere lo Stato Islamico della città di Bab. Ho anche una cartina di pochissime ore fa che lo mostra nel modo più chiaro possibile. Questa, si vede la Turchia che avanza da nord, nel nord ovest del Rojava, lo Stato Islamico a sud, il giallo delle forze siriane democratiche che premono da est e da ovest, il piccolo anche cuneo dell'esercito siriano che si avvicina, e al centro c'è la città di Bab. Vedete come le forze filoturche abbiano tagliato la strada da tutti e 2 i lati alle forze siriane democratiche per raggiungere la città di Bab, e quello che ha detto Erdogan è: occuperemo Bab e successivamente occuperemo Membic e la libereremo dalle forze siriane democratiche. Quindi se chiaramente vorrà portare avanti questo tipo di scenario, è un scenario molto pericoloso per le implicazioni internazionali che può avere. Sulla posizione della Russia
ci sono due versioni discordanti. Una è la versione kurda, che accusa la Russia di aver già raggiunto un accordo con la Turchia, che in fondo la Russia permetterà questo tipo di operazione alla Turchia perché in cambio avrà degli interessi non meglio spiegati sulla città di Aleppo, mentre invece la versione del governo siriano e di Hezbollah è che invece la Russia è assolutamente fedele alla sua alleanza di ferro con il regime e quindi impedirà alla Turchia questo tipo di operazioni. Ovviamente è possibile sapere oggi quello che accadrà. E infine sull'ultima domanda che hai fatto, è vero che intanto il concetto di martirio non è certo un concetto legato alla religione musulmana, essendo noi di tradizione cristiana dovremmo saperlo benissimo, ma è anche un concetto che in Medio Oriente è un concetto radicato nelle popolazioni che non è necessariamente legato alla dimensione religiosa, tant'è vero che moltissimi combattenti delle YPG sono atei, dichiaratamente atei, e il loro massimo sogno è divenire martiri e in molti casi sperano di diventare martiri il prima possibile, perché il martirio per la rivoluzione è il modo dal loro punto di vista per entrare nella storia del Kurdistan, e a causa della teoria che spiegavo prima su che cosa significa democrazia, sul discorso del neolitico, dei sumeri eccetera, se si entra nella storia della liberazione del Kurdistan si entra nella storia della liberazione dell'umanità e quindi la propria vita assume tutta un'altra luce eccetera. Quindi questo è la concezione del martirio, assolutamente non è da riferirsi, appunto noi siamo abituati a causa della narrazione mediatica a riferirla all'Islam, ma indubbiamente un concetto che si riferisce a molte religioni, a molte concezioni politiche. Invece la concezione dell'azione di autosacrificio o l'azione di sacrificio che viene chiamata dal PKK in particolare, che è stata portata avanti anche recentemente in territorio turco, e penso per esempio all'attacco impressionante che ha avuto luogo nella città di Cizre, che è stata prima completamente distrutta dalle forze speciali turche con centinaia e centinaia di morti, con massacri di civili, con persone bruciate nelle cantine delle case, parlo di episodi che sono successi 6 o 7 mesi fa. E come vendetta per tutto questo, un militante molto giovane, credo avesse sui 25 anni, del PKK, ha guidato un enorme camion pieno di esplosivo all'interno, non so come, all'interno di un grande comprensorio che riuniva tutte le forze di polizia, i vertici dei servizi segreti e non so cos'altro dello Stato turco, si è fatto esplodere assieme al camion, ha causato, penso, non so se 200 o 300 morti tra poliziotti, agenti segreti, vertici militari dello Stato turco. E un'azione chiaramente in tutto e per tutto simile dal punto di vista, come dire, non so come chiamarlo, della pratica, da quello che fanno anche i miliziani dello Stato Islamico. È vero che è più rara nel caso del PKK, per esempio, questo tipo di azione viene fatta appunto per obiettivi militari soltanto in questo tipo di portata, e quindi è raro sentire di questo tipo di azioni, ma esistono. Nel caso invece dello Stato Islamico è un continuo stilicidio ed è anzi la fondamentale tattica di difesa e di attacco dello Stato Islamico, accanto al cospargere di mine ogni via, ogni strada, ogni possibile luogo dove si può camminare. E questo è anche il motivo per cui lo Stato Islamico ha avuto una serie di successi militari, perché me l'ha detto anche qualcuno nelle YPG che viene dagli Stati Uniti, che ha avuto un'esperienza molto lunga di combattimento in precedenza quando era militare, sempre in scenari medio orientali, ha detto dopo la battaglia di Membici, che è stata anche nella sua esperienza una delle più cruente che ha affrontato, devo dire che lo Stato Islamico è una ottima, eccellente forza di guerriglia, nel senso che anche rispetto, per esempio lui faceva il paragone con le battaglie di Fallujah in Iraq del 2004-2005, diceva quella somigliava più a una resistenza nazionale, popolare, anche con un livello di spontaneità e comunque giocata
su delle basi di combattimento strada per strada. Invece lo Stato Islamico, questo di diverso, lo si vede anche Mosul in questi giorni, che ragiona in termini più, se vogliamo, asettici e cerca sempre di provocare il numero maggiore di vittime dell'avversario con il minimo maggiore di vittime nei suoi ranghi, e quindi l'azione suicida è il modo più efficace, considerato che l'esplosivo, grazie all'Arabia Saudita, al Qatar, alla Turchia, che ricordo sono gli alleati del governo italiano in Medio Oriente, dell'Unione Europea in Medio Oriente, non gli manca, quindi sicuramente può effettuare questo genere di carneficina. Quello che è brutto rispetto agli attacchi che sono avvenuti in Europa, io per esempio dopo essere tornato da Rojava sono passato a Parigi, sono andato in tutti i singoli luoghi che sono stati colpiti dagli attacchi due anni fa, perché è poi quello il fattore decisivo che mi ha spinto ad andare in Rojava a supportare questa resistenza, perché credo che quel momento per esempio sia stata fatta una scelta precisa di colpire noi, di colpire non le nostre società genericamente, tanto meno i nostri governi, ma di colpire un certo tipo di giovane, un certo tipo di essere umano europeo che di fatto siamo noi, e questa scelta penso che comunque meriti una risposta anche da parte della nostra generazione. Dopodiché dispiace rendersi conto, anche ritornando, ma non è per me una novità, che le persone per lo più qui in Europa non hanno davvero un'idea di quello che sia successo. Chiaramente sanno quanti proiettili sono stati sparati, sanno a che ora è avvenuto l'attentato, sanno i nomi degli attentatori, sanno il nome dell'organizzazione che li ha inviati, questo vale anche per Nizza, per Bruxelles, eccetera, ma non hanno alcuna idea di cosa ci sia alle spalle. E con questo non voglio in alcun modo con questo termine alle spalle non voglio in alcun modo fare riferimento a nessuna minima ipotesi di tipo dietrologico, complottistico, che non mi appartiene minimamente, perché non è vera, ma cosa c'è alle spalle in termini materiali e storici. Quindi c'è una disponibilità in primo luogo di... il palazzo chiude fra 5 minuti. Una disponibilità enorme da parte di masse di persone che noi neanche conosciamo, non abbiamo mai visto, e vivono discretamente vicine ma anche lontane da noi, a ritenere insignificante la morte di 130 persone da lì, perché non hanno spazio nel loro inventario di morti per quelle 130 persone in più. E devo dire che anche molti ragazzi curdi, nella loro semplicità, guardano un po' con un sorriso beffardo anche i combattenti internazionali che arrivano adesso anche in modo più sostenuto a causa di questi attentati, perché dicono: ah, adesso improvvisamente i curdi sono diventati importanti, adesso il Medio Oriente è diventato un posto dove si può andare anche a morire. Certo, perché adesso sono morte 130 persone a Parigi, sono morte, abbiamo capito, invece quello che succede qua da sempre, provocato dai vostri governi, non vi ha portato a immolarvi nei vostri stessi paesi contro i vostri governi, contro i vostri eserciti. Quindi quando si lì si capisce anche qual è la condizione psicologica sociale che fa sì che, se non con supporto, molto spesso questi attacchi vengano visti con estrema indifferenza da parte... ho citato i curdi, che sicuramente è una delle popolazioni dove maggiormente c'è simpatia per l'Europa, quindi possiamo anche immaginarci altri tipi di realtà.
e sicuramente quello che manca è anche la consapevolezza di quello, come dire, che c'è dietro. Io vi dicevo prima, è importante ricordare chi ha creato tutto questo macello, cioè il Qatar, l'Arabia Saudita e la Turchia assieme agli Stati Uniti. Oggi le monarchie petrolifere della penisola arabica, e vorrei solo far notare che l'Arabia Saudita è uno Stato islamico, non è che sia diversa dallo Stato islamico di al-Baghdadi. La differenza è che al-Baghdadi dice di essere il califfo, tra l'altro lo ascoltano un numero di musulmani limitato su questo, e invece il re Saud non dice di essere il califfo, ma a livello di decapitazioni, torture, limitazione della libertà, umiliazione della donna, differenza sociale ed economica del paese, l'Arabia Saudita non è assolutamente secondo lo Stato islamico, anzi è possibile che su certe cose specifiche lo Stato islamico nei suoi territori abbia creato quantomeno magari abbia più preoccupazione magari di eliminare certe troppo lampanti differenze sociali per rispettare anche in qualche modo un desiderio di cambiamento che c'era nel nord-ovest dell'Iraq e in parti della Siria. Ma fatto sta che di sicuro non si può giustificare a livello ideologico una differenza di considerazione tra Arabia Saudita e Stato islamico. Può essere utile ricordare che queste forze che sostengono appunto Al-Qaeda in Siria, che sostengono Arar al-Sham, Jaish al-Islam, Nur al-Din al-Zenki, che sostengono tutti questi gruppi che potreste nocciolarvi ma magari vi direbbero poco. Immaginatevi delle persone che decapitano dei bambini di 12 anni palestinesi ad Aleppo perché sono stati fatti prigionieri in una offensiva dell'esercito siriano. Pensate alle persone come Jaish al-Islam che minacciate a Damasco, nella periferia di Damasco, di bombardamento da parte del governo, hanno chiuso intere famiglie di persone di fede alawita, quindi la stessa del presidente Assad, in delle gabbie, e l'hanno fatte una famiglia per gabbia, l'hanno fatte passare per le strade di tutto il quartiere per dire: se bombardate, bombarderete anche queste. Cioè parliamo di questo tipo di realtà appoggiate appunto da Unione Europea, Stati Uniti e monarchie del Golfo. Volevo solo darvi questa cosa. Il 3 maggio 2016, me lo sono scritto, c'è stata la relazione annuale del governo sull'export militare nel 2015, parlo del governo Renzi, aumento complessivo dell'export 200% nel 2015 rispetto al 2014, quindi triplicato, 7,9 miliardi di euro rispetto a 2,6 miliardi. Nello Yemen l'Arabia Saudita ha fatto 2.000 morti civili, dicono le Nazioni Unite, di cui 500 bambini, per bombardamenti con armi italiane. In particolare l'esportazione di armi dell'Italia all'Arabia Saudita è stata di 163 milioni di euro nel 2014 e 257 milioni di euro nel 2015. In particolare RVM Italia S.P.A., uno stabilimento il palazzo chiude, ultimo avviso. Ha venduto da Cagliari via aereo nave all'Arabia Saudita 600 bombe Payway da 500 libbre, 564 bombe MK82 da 2000 libbre, 50 bombe Blu 109 da 2000 libbre e soprattutto i cacciabombardieri Eurofighter che sono stati venduti per 172 milioni nel 2014 e 212 milioni nel 2015. E per concludere dico, rispetto al Qatar, le armi vendute dall'Italia nel 2015 ammontano 35 milioni di euro e alla Turchia 53 erano i milioni di euro nel 2014. Poi per premiare la Turchia dei massacri commessi contro i curdi nel 2014 e del sostegno palese dato lo Stato islamico in alcune occasioni, in particolare alla porta Kobane, nel 2015 da 53 si è passato a 129 milioni di euro di forniture da parte di Finmeccanica, in particolare gli elicotteri T-129 che bombardano non soltanto il KKK sulle montagne dell'Iraq e della Turchia, ma anche le YPG nella regione di Sheba sopra Melmic. Quindi rispetto alle responsabilità che per esempio può avere
il governo Renzi, l'Italia, che abbiamo tutti noi, in quanto comunque non siamo ancora riusciti a influire sulle politiche del nostro paese in questi termini. Questo è soltanto un esempio, poi se ne potrebbero fare tanti altri, però Kalashnikov che hanno sparato a Parigi, da qualche parte li avranno comprati, con qualche soldo o qualche ammontare di denaro dovranno averli comprati. Questo denaro, l'origine, queste armi, un'origine le devono avere, magari l'origine non era laggiù, invece era proprio qua. Un'ultima domanda e poi chiudiamo perché il campanello ci sta mettendo un po' di fretta, ma sì, io volevo chiederti, siccome sentiamo sempre parlare di Primavera Kurdi, se potevi dirci qualcosa in merito. Su questo devo essere molto veloce perché non abbiamo tempo, però è un argomento molto importante. Il modo in cui i nostri media riescono a censurare la rivoluzione del Rojava è di nominare sempre soltanto il termine curdi e quando possono di aggiungerci anche Peshmerga, come è stato fatto a livello anche scandaloso in occasione persino della battaglia di Kobane e di altre. In realtà la maggior parte delle resistenze che vengono portate avanti in Medio Oriente sono portate avanti dalla sinistra curda, in particolare i Peshmerga in Rojava non ci sono neanche, ci sono le YPG che sono una forza completamente opposta a livello ideologico, e i Peshmerga hanno delle responsabilità invece molto gravi nei confronti della popolazione civile curda e irachena stessa, che vive una condizione di povertà e oppressione che peggiora sempre in questi anni. E per concludere, ovviamente Massoud Barzani, presidente non eletto e autoimposto comandante in capo dei Peshmerga del Kurdistan iracheno, è il migliore alleato dell'Italia in Medio Oriente. Sappiamo anche la vicenda della diga di Mosul, di cui si è parlato qualche mese fa. Io ho fatto un'inchiesta su quella diga, invito tutti a andare a vedere su infoout.org l'articolo che ho scritto sulla diga di Mosul e vedrete che vale la pena di leggerlo a causa di quello che ho scoperto. In ogni caso c'è una cosa in particolare, ecco, che su questo ci tengo a dire. Il 20 di agosto del 2014 Matteo Renzi si è recato in visita a Erbil, appunto incontrando Massoud Barzani, come al solito facendo i complimenti per essere il migliore alleato dell'Italia, dell'Occidente, della regione, eccetera, l'unica peshmerga eroica, l'unica forza che si batte contro lo Stato Islamico, e ci è andato perché era appena diventato Presidente del Consiglio, era appena diventato anche Presidente di turno dell'Unione Europea e voleva fare bella figura. Perché? Perché due settimane prima, il 3 agosto, proprio nel nord dell'Iraq è avvenuto il peggiore massacro, di fatto genocidio, si può parlare, si può usare questo termine in questo caso, della storia recente. È avvenuto nella città di Shingal, vi invito appunto anche ad approfondire questa storia. Lo Stato Islamico da Mosul è entrato nella città di Shingal trucidando migliaia di persone, mettendoli in fosse comuni, rapendo e stuprando tutte le donne praticamente della città e sequestrando anche tutti o quasi i bambini della città, la maggior parte dei quali sono ancora dispersi. E questo perché gli esidi, che sono una minoranza religiosa rarissima, poco conosciuta, che vive in quella città, per ragioni peraltro assurde vengono considerati satanisti, quindi non infedeli, non apostati, non atei, ma proprio satanisti, perché secondo lo Stato Islamico una certa figura angelica che c'è nella loro religione sarebbe stata da biblico. Di conseguenza qualsiasi crimine era concesso. Quello che però non è stato raccontato da Repubblica, dalla stampa, eccetera, e che è stato invece a me raccontato dai profughi di Batman, di Turchia, di Daudien, di Makmur e di altre regioni irachene, e che i Peshmerga, che erano la forza che doveva difendere quella città, hanno negato fino all'ultimo momento che un attacco dell'ISIS stava per aver luogo, hanno disarmato completamente la popolazione, hanno tolto persino le armi nei posti di polizia, e quando ancora i pick-up Nissan Toyota dell'ISIS erano ancora all'orizzonte, hanno preso tutti i loro mezzi, sono incolonnati verso Erbil, non solo lasciando la città in difesa, ma addirittura
formando dei checkpoint, io stesso stento a credere a questo, ma mi è stato confermato dagli testimoni oculari, formando dei checkpoint che hanno impedito a diverse persone di abbandonare la città per le montagne. Queste persone che sono riuscite a salvarsi, poi sono riuscite a salvarsi grazie ai considerati terroristi del PKK che li hanno protetti e li hanno portati in salvo, affrontando anche i miliziani dell'ISIS. Ma quello che è successo a Shingal, qui non lo sa nessuno, perché qua è stato raccontato che i peshmerga hanno dovuto soccombere alle superiori forze dello Stato Islamico. Nessuno ha mai detto quello che tutti sanno in Medio Oriente e tutti sanno nel Kurdistan iracheno, per cui i kurdi iracheni ancora oggi si vergognano di questo fatto. E persino il Parlamento del Kurdistan iracheno ha chiesto una commissione di inchiesta a Barzani, lui l'ha negata. E questo è un fatto nel Medio Oriente, in Turchia e in Siria, famoso, conosciuto come il maggiore crimine commesso, certo dall'ISIS, ma soprattutto da Barzani in quell'occasione. Questo qua non si sa, e pensare che due settimane dopo questo fatto Renzi è andato a stringere la mano a Barzani, ci sono siete i migliori combattenti contro l'ISIS, perché? Perché ci sono forze petroliferi in quella regione, l'Italia deve fare affari con il dittatore del Kurdistan iracheno, è così. Comunque è evidente che dobbiamo finire qua a seguire.